Finalmente D&D. Bella raga, buonasera. Allora, fammi vedere un attimo cosa ha scritto Leo, che io volevo rispondere al volo. Sì, la cosa Leo ha senso, c'entra, nel senso hanno fatto focus su cose inutili, tipo le foglie che si devono muovere, anziché sistemare dei bug che avevano crepato l'uno male, tipo per esempio bug, insomma, delle robe sbilanciate, tipo il backstab e altre robe. Non le hanno cambiate, il gioco è esattamente lo stesso, si muovono le foglioline, cambiano un po' di cose, ma il resto è la solita fuffa. Comunque, andiamo avanti, belli pronti. Passiamo subito dagli altri. Abbasso la musica, alzo quella di Durmins. Così la alzo, non la abbasso. Sentiamo Durmin che sta mettendo. Ci piace. Andiamo dagli altri. Switchiamo qua. E tra l'altro, 2 settimane che non facciamo l'intro. E boom. Baby. Live boys. Bella. Ah, io devo prendere il mio documento qua. Fermi un po'. Ha fatto cacchina? Mamma mia. Mamma mia. Era tipo dalle 5 del pomeriggio. Dettagli. Era tipo dalle 5 del pomeriggio e dicevo: appena esco da lavoro non vedo l'ora di fare una cacca, che bello. E alla fine ho dovuto attendere 50 ore. Ah, però io l'ho fatta. Adesso siamo belli contenti, svuotati completamente. C'ho il mio Martini. Ah, che dite, signor? Io ho scritto la pizza dopo la malattia della settimana che scorsa. Buona la pizza. Io ho mangiato la pizza oggi da Alice Pizza. Mamma che buona, ragazzi. Si sente a tutti la musica? Sì. E yes. Adesso vedo se è il caso di alzarla un attimo. Vediamo un po'. Ditemi. Ah. Ma tu la puoi alzare o l'alzo io dal mio coso? Io stavo lì, mi chiedevo, ma perché non tu si alza la stecca? No, vabbè, io se l'alzo, l'alzo dal mixer volume di coso, di Swindots. E cioè è molto bassa, se la alzo, però se poi tu l'alzi mi fai scoppiare un orecchio, in quel senso dico, se gli altri la sentono ok, alzo Swindots e a posto. Che poi non so neanche in realtà se cambia, perché se io alzo... due test. Ok, se io alzo il volume di Windows non cambia, non credo che cambi su quello che ricevono gli altri in live. Capito? Sì, la musica. Come si sente a voi? Ditemi. Per me è giusta così. Bassina. Sì, è giusta. Ma perché solo Ala la sente sempre bassina? Aspetta, mo provo ad alzare un attimo. No, infatti l'audio desktop non mi cambia se lo tengo. Cioè, se lo metto a zero, se lo alzo... Che strano. Ma voi la sentite la cosa, regà, la musica? Sì, in chat. Spero di sì, perché se no... Cioè, io se la alzo a bomba non cambia una sega, praticamente. Non cambia proprio una minchia. Assolutamente una minchia. Ah, aspetta che adesso c'ho Discord. Come funziona questa telecamera? Cioè, se io la sposto a destra e a sinistra. No, io la sto spostando a destra e a sinistra un attimo per capire bene. Ma letteralmente, cioè... Sì, io più la sposto a destra e a sinistra e letteralmente a me mi rimane al centro. Comunque, mi rimane, Leo ti dice che sei bello in ogni inquadratura, per cui tranquillo. Ma infatti adesso sì, meno male. Cioè, ieri, l'altra settimana, non so se mi hai visto come stavo. Ieri, la settimana scorsa avevo il virus intestinale. Penso che nel mio cervello c'erano cioè, soltanto due cose, dormire che e merda. Stavo a stirare io al lavoro l'altro giorno, che ci sono stato al raccordo, ho preso tutto sole, arrivo al lavoro tipo sbianco e stavo svenendo. Se non mangiavo la pizza svenivo lì, mi dovevano portare via in barella, minchiazza. No, per fortuna quello no, però porca puttana guarda. No, scusa, hai detto se non mangiavo la pizza mi portavano via in barella. Esatto, sì, sì. Ti hanno fatto la medicazione di pizza. Esatto, ho dovuto... No, ragazzi, sta male, portatela la pizza. Esatto, in pausa sono andato a prendere vista la pizza crostino e mi ha curato, capisci? C'è la box... Rompere solo il caso in che sia quella pizza dentro. Esatto. Lo spaccano, di gente che tipo si ammassa. Bambini che vengono calpestati, donne che piangono. No, te l'ha sbloccato, ho cambiato webcam. Te l'ha sbloccato.
l'hanno cacciato nuovo. Di casa, chi dai? Sono in un camper in realtà. Hanno stato i zingheri. È tipo un poster gigante quello che è dietro di una camera. Sono bei ricordi della vecchia casa prima della vita da nomade. Comunque sono le 9.45 e ancora non ho visto la pizza, dico solo questo. Ma dove l'hai presa la pizza? Ho presa abbastanza vicino, è che uno che fa la pizza napoletana buona, bella alta. Però... Bella alta? Però la voglio vedere. Dove che la devi prendere? Da Mary Pizza, che la fanno buona, più che altro te la portano presto. Sì, quello sì, no, ma da Mary Pizza arriva prestissimo. No, ma ora Mary Pizza lo prendo. A parte che Mary Pizza c'è sta tipo il cheat, no? Se tu tutte le volte prendi il al posto di ordine tipo su Just Eat, li chiami. Ti mandano. Ah, io li chiamo sempre, sì, sì. Ti mandano il buono con una pizza margherita a un euro. Sì, sì, e tu praticamente a stecca hai pizza margherita a un euro ogni che giorno. Comunque che la pizza, ragazzi, è la cosa più buona che ci sia. La pizza. No. Guarda, pizza 10-10 pizza, would eat every day, smoke pizza every day. Esatto, proprio... smoke pizza every day, è imbattibile. Cioè, smoke la cosa bella è che poi dici, minchia, il sushi ti stucca, che ne so, la però la pizza, cioè, non ti può stancare, perché dici, no, minchia, no. M'ha stufato il crostino e ti fa la guaiana, m'ha stufato la guaiana e ti fai la guaiana pizza... da mangi te, la guaiana è buona, buonissima la pizza, la pizza con l'ananas. Ananas e prosciutto cotto, è buonissima. Buonissima. Poi te la faccio. Se mangia la pepperoni pizza, capito? No, no, a me sai quale mi piace pure. Gorgonzola e pere. Gorgonzola e pere è una bombazza. Quella è buona. Vabbè, a me perché mi piace il formaggio più di tanto. Sono di quelli, sono di parte, infatti non parlo. Però tu sei quel tizio che si mangia la pepperoni pizza. Cioè, questi sono io pepperoni, mangio tutto, io mangio tutte le pizze. Sono pepperoni. Io non guardo, non sono razzista. Per me tutte le pizze sono belle. Quindi... Il grande mistero della pepperoni pizza, che esatto, sono salami sulla pizza e non pepperoni. Non lo capisco. Ah, allora devo cambiare il titolo allo stream. Eccola, è una cosa che dobbiamo capire. Perché si chiama pepperoni pizza ed è salame? Cioè, ci sarà un motivo. Loro chiamano i pepperoni, li chiamano la cosa. Li chiamano... No, perché c'è anche salami. Che cioè, poi salame, però è diverso, non so manco quanto è salame, sinceramente è diverso. Ma saranno pezzi di topo, saranno, perché mi pare che salami sono quelli tipo le salsicce, una roba del... no, quelle sausage, comunque hanno varie robe differenti, ognuno la chiama in maniera diversa. No, non c'è salvataggio in questa cosa, non lo sto cercando di salvare, perché non è che ho origini americane, devo salvare gli americani. Allora day 14 oggi, no, day 13, però l'ho cambiato, quindi giusto. Poi ordini pizzate, c'ha un bruttissimo colore generalmente, cioè è tipo, non è rosso come appunto il salame, è mezzo arancione, non so se perché ci mettono dentro il peperoncino, però sì, è veramente una cosa disgustosa. Ma lo sai qual è il più buono? Il più buono insaccato arancione è quello, il chorizo, quello spagnolo, mamma mia, che c'è tipo un chilo di paprika dentro, al mamma mia. È quello che si, no, si fa al bagno Trump la mattina. Giorno, no, esattamente, no. Trump si fa il bagno nel chorizo, no, ma anche c'ha le caciotte così di chorizo. Che buono, cazzo, il chorizo. Sono andata a Dublino, le salsicce che ti danno la mattina per colazione, non sono le nostre salsicce, sono salsicce inglesi, sì, non ci assomigliano proprio per sono un quelle cazzo. nere, no? No, cioè, se tu le, praticamente è come una, almeno le mie, era come una salsiccia normale. Ha mangiato però... in un bordello, ma non è vero. No, più o meno serio, le fanno la dimensione di un würstel, un po' più grande di quelli piccolini, e senza grasso in mezzo. Cioè, buono. Se c'era, era mischiato molto bene, non lo buono. So, comunque... Era buona, non era in male. In generale non è proprio buono il Mac, sappiatelo. No, Mac infarto è number one. Mamma cioè, mia. Cioè, vedi, Mac infarto e cancer. Oggi sono andato al burger. Secondo me quello che vuoi prenderti di malattia. Perché il burger però è meglio, perché poi la tipa ti fa, ma come lo vuoi? Doppio, ti fai, sì, triplo, poi metti un altro hamburger, poi metti triplo bacon, poi triplo formaggio, la coca da 75. No, guarda, l'ultima volta dal Burger King ho dovuto spiegare a mia madre il discorso del perché devo prendere un hamburger e le patatine al posto del menù. Gli ho dovuto spiegare la differenza, la devo spendere. Tipo hamburger e patatine sono, non lo so, tipo 7 euro. 30 hamburger, patatine e bibita sono tipo 7 euro. Sì, non lo pagano un cazzo.
perché devo, cioè, perché oppure, ma io non le voglio le patatine, magari pure non voglio Coca-Cola, no, le butti, fai prima a prenderle a buttare, bravo, 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 le butti, se non le, le butti, ma piuttosto devi essere, devi essere conveniente, cioè piuttosto ti prendi il menù medio se non vuoi spendere tanto, che non ti prendi quello grosso, ma le regali veramente, no, a un conviene, barbone conviene sempre il menù grosso, poi mercato le regali, cioè è proprio un discorso de, per quel, tanto per quello che stai mangiando, tanto devi mangiarti il cancro, mangiatelo bene. Quindi, giusto, giusto. Cioè, assolutamente giusto, capito? Cioè, perché devo fumare sigarette delle MS al posto di fumarmi le ceste? Le morte sicura. Costa, Leo dice che ci vuole bene comunque. E che siamo cambiati. Lei stiamo a crescere, stiamo invecchiando. Stiamo invecchiando. Io ho fatto 30 quello anni. Quello che stai vedendo, Leo, a schermo è gente che invecchia. Esatto. Capito, e Ala che hitta i 30, mo' inesorabilmente si avvicinano anche gli altri. Dovremmo farlo un talk show così, in cui parliamo solo di cose senza un cazzo di senso per tutto il tempo. Che buono. Secondo me sarebbe quali. Ah, mi sa che gli ha dato la pizza, ragazzi. Datemi un secondo. Guarda, è un momento... Che cocomerino, oh, la pizza, guarda, solo a pensare. Ma l'hai fatto sulla... apposta, Marte? Sì? Sì, l'ho fatto. Ok, sì, io ti padrone. Bravo, bravo. No, io ero in bagno, dai, cazzo. Non mi frustare, Sassi, non mi dare frustate. Permettimi di andare in bagno, dannazione. Guarda i danni, guarda i danni. Io ho macchie nere su schiena, macchie nere che escono da schiena. Bravo. Bravo, Mardelli. Datemi un secondo, torno subito. Pizza ai mocassini. Buona, pizza è arrivata la pizza, sento portare. Il cane abbaiare. Esatto. Che vuole farsi il pizzaiolo il cane. Ah, bello sto pezzo. Che buono. Tra l'altro oggi stavo parlando con i colleghi, no? Si è visto che a un certo punto avete spammato sul gruppo nostro, no? E apro il gruppo, no? E il collega mi fa, ma che cazzo è Mocassini e Boi Pucci? Io ho dovuto spiegare il nome del gruppo. Mannaggia, quelle cose che forse è meglio che al lavoro non si sappiano. Esatto. Sì, poi hai postato prontamente Buzz Lightyear, ha preso un cazzo di quella. Esatto. Dovevamo metterci nozze in formone. Ma tu immaginati che risate si è fatto quello che ha preso il laccio, come se stesse lanciando le scarpe vecchie da te ad attaccare al coso con Buzz Lightyear e un vecchio dildo. E l'ha lanciato sul cavo elettrico. Ah, che ride, ragazzi. Vabbè. Comunque, signori, la puntata stasera è sponsorizzata da Windows 10. Windows 10, installate l'update e vi fa saltare in aria le cuffie. Usate anche voi Windows 10 domani se volete dover reinstallare tutti i driver audio. Ah, ma proprio tutti i driver audio. Wow. Ho dovuto reinstallare Voice Meter e adesso praticamente io ho il... il cavetto frontale dell'audio del monitor e dietro c'ho le cuffie, non lo prende più. Se attacco il frontale smettono di andare le cuffie. Che roba. Grazie, Windows 10. Dovresti dare tipo un link per acquistarlo se vi interessa. Effettivamente è vero. Che incubo. E invece io posso dire che questa puntata è anche sponsorizzata da Obsidian, eh? Comprate tutti quanti Pillars 2 perché è stupendo. A parte il combattimento navale che è un chiodo, però il resto è fantastico. Ieri ne ho fatti un paio di combattimenti navali, ho anche vinto. Praticamente ho sgamato che... Oddio, io ti giuro che avevo capito proprio totalmente un'altra parola. Infatti dicevo anale, che... anale, ha sentito, so, ho detto anale. Esattamente. Combattimento anale. Però non ci vedo. Ma che categoria è combattimento anale? ne ho fatti un paio ieri. Se stai fermo ti aumenta la precisione, quindi in pratica tu stai fermo e spari e basta. E quando vai nella taverna che riposi e fai combattimento anale col party. Esatto. Mannaggia miseria. Ah, mia. It's pizza time, bitches. E dai, parlaci del nostro altro sponsor. Che pizzeria è? Allora, questa si chiama la Bella Napoli, si chiama. Buono. Nome... Questa è, guarda, guarda che bella. Guarda che bordo alto. Ma no, loro il più stessa, sì, sì, stessa, vista le patatine. Come Madonna, come i bambini piccoli ritardati, quelli che poi i genitori gli comprano la pizza più stessa, le patatine. Gli dà... Poi tra un po' arriva tua madre, ti mette in mano lo Switch e ti dice dai, dai, su, stai buono un paio d'ore.
che è il cazzo a mamma e papà. Esatto, la PSP, capite? E poi inizi a sentire i video di YouTube di Favij con l'audio a stecca e infastidisci tutti i presenti, ovviamente costringi la gente ad alzarsi. Pizza, raga, c'è parmigiana tutta la vita. Ma sono tutte buone, sono tutte buone. A me mi dai una pizza, me la mangio, veramente. Qualsiasi. Sì, quello sì. Madonna, dopo una settimana di riso, mamma mia. Come se stessi facendo un orgasmo, questo. Che buona, che buona. Sì, a me stai facendo venire fame. Io tecnicamente ho cenato con della frutta. Quelle strane, Martè, un giorno te ci porto, ma guarda che te piaceranno. Per esempio, un'altra che mangio strana è bianca, patate e salmone. La norvegese. Buona quella. Buona. La norvegese la chiamano, dove la prendo, buonissima. Però pizza sottile romana, perché secondo me se la mangi spessa rovina il gusto del top. No, io non so se è una cosa che... Guarda, la pizza Napoli. Che sempre... Napoli la pizza è buona. Con la panna. No, la panna dolce. Praticamente la panna quella da cucina. Praticamente è una margherita. Leggerina, con un par di 3000 calorie. Sopra e panna. Qui da noi non la fanno, la fanno verso giù, verso Brindisi. Cotto e panna. Però tipo praticamente è come se tu vuoi avere un infarto, cioè esatto. Vai cioè, la panna, porco due, ti fa infartare. Però ne vale la pena. Ci metterei anche un po' di salmone, che salmone e panna sono 10-10, o i funghi. Col prosciutto cotto. Sì, sì. Oh, vabbè, tu conta che la mia pizza preferita per una vita è stata la diavola con tonno e cipolla. Cioè, vabbè, no, ma io cioè, ammazzi la gente col fiato. Mamma mia, quando ho schiacciato il prosciutto cotto con il pesce. Buono. E la diavola, tonno cotto. Tonno e cipolla buona la fanno solamente in una pizzeria specifica di Roma dove vado a prendere quella pizza là. Altrimenti, niente. Chi fa il recap? Martelli, no, che c'ha la bocca piena. Grazie. Era morto l'altra puntata, non so se si ricorda, è tutto tipo un sogno. Mi ricordo la scorsa puntata. Io mi ricordo che siamo usciti dalla grotta, abbiamo organizzato un po' il campo di battaglia, un messaggio sinistro, quindi siamo di potenziali alleati e poi boh, mi ricordo più un cazzo nel mentre quello che è successo. E poi ho cominciato a messaggiare a me dicendomi quando è che finiamo, che sto male. Beh, in realtà più o meno quello è successo alla fine, perché dentro abbiamo girato un pochino. Non è successo molto, ce ne siamo andati. No, c'è stato il mio sogno erotico con l'uomo nero. Ah, beh, noi non sappiamo nulla di quello. Era bondage. Tu non ce l'hai neanche raccontato, oltretutto. Ma sì che l'ho detto, ho visto due televisioni, ho detto tutto quanto. Dai, svagheato, svaghi tu. In realtà mi ha fatto... era un bondage, mi ha legato a un tavolino e mi ha sottovisto. Era seria. C'avevi tutti i capezzolini tirati con quelle mollettine. Esatto, no, erano i capezzolini della corda. C'erano uno sì. Choke me harder, daddy. Esatto. Allora, Italy Pounds. C'è questa della clip, il combattimento anale. Beh, non che non me lo aspettassi, Non che io non me lo aspettassi. Ah, ha guardato. Parlando di D&D, ho guardato State of Decay 2. Ah, molto D&D, sì. Non t'ha convinto? No, dopo mi guardo un pochino di stream pure io, voglio vedere, vediamo. Però c'è da dire che State of Decay 1, se avesse avuto il multi, sarebbe stato un 10. Era figo. È letteralmente l'1. Ma per quanto allora è figo per 2 ore? Io mi è ritornato alla mente un ricordo traumatico, evidentemente. Di quando facevo le coccinelle. Ma che cazzo non puoi mollarla lì, ora ci racconti, delle coccinelle. Che vuol dire fare le coccinelle? Allora, no, tipo i lupetti però femminili. Ah, è vero! Merda. No, è fighissimo, noi ce l'avevamo quando facevo scout. Ci facevano cantare, perché lui ha detto bondage, ci facevano cantare sta cazzo di canzoncina. Parlava di bondage. Me lo sono ricordato adesso. Sì, cioè, infatti ho pensato, ma what the fuck, cioè non... La canzone allora, di bondage non è una cosa che fai cantare a un ragazzino di 8 anni. Pure Valentina Nappi mo sta streamà. Vai! Vai! Vabbè, oh! Guarda che tutti streamano. Cos'è sta musichina?
dolce sensuale, ma se buono. Durmi ci manda live la canzone e allora frustami. Durmi, no, non ce la posso fare, non so chi l'ha mandata. Comunque Valentina Nappi si è fatta un canale di YouTube seguendo la scia di quell'altra. Vabbè, Mia Califa. Strappona, sì. Che donna Mia Califa. Amen. Segno della croce, amen. A me ragazzi. Non mi fa impazione, onestamente. C'è de meglio, secondo me è overrated, cazzo. Overrated. Tu non capisci un cazzo. Ah, sì, dai, in faccia sembra che gli hanno dato una bastonata qua. È brutta come la merda. Poi per carità, sarà tettone e tutto, però no. Che cazzo esatto. Allora, c'ha un bel corpo, però vabbè. Sembra tipo che recita costantemente. Johnny, non però un bel corpo naturale. Ce l'hanno centinaia di attrici. Cioè, no, infatti. Pazienza. No, ma dico, ce l'hanno anche non è... ben meglio di lei. Cioè, mo non è che il fatto che lei sia islamica e si sia tipo andata contro quello che è la sua religione la faccia più matta. Secondo me è proprio un cesso. No, c'ha quella faccia da ritratti somatici medio orientali che... È schifo, brutta. Mamma mia. Brutta, mamma mia. Brutta come merda. Vai di me come fai tuo cammello. Brutta fai di me e a me donne e cammello non piace. Donne e cammello tiene... Uomini e cammello può prendere tutte quante per me. A me non piace per niente. Bello, belle altre attrici. Tiene ci sono cammello, tante tiene belle. Cipolla, tiene tutto. Esatto, prendi cipolla, cammello, te va via. Con donna a me non interessa niente. A me piacciono donne quelle di fascia europea, con viso bello, occhi chiari. Sai cosa di donna Sasha Grey. Sasha Grey. Sasha Grey, ecco, Sasha Grey è un bel donnone. Quella è bella, dannazione. Dai, vuoi mettere Sasha Grey con cosa? Con Mia Califa. Mia Califa sembra prendi Sasha Grey, la investi con un pick up di quelli americani. Poi passi sopra in retromarcia e c'hai Mia Califa, è uscita. Eccola là, è uscita lei. Boh. Capito? Anzi, neanche, ti devi fermare, devi scendere, le sbatti, lo stoppi in testa due volte, in faccia due volte, lo stradichi, lo sbatti in faccia, ecco Mia Califa. Però non capisci niente di donna. È proprio brutta, sì, è orrenda, veramente. Oh, cioè, posso capire che ci abbia il suo fascino per il lavoro che fa e tutto, ma è proprio brutta, è brutta una cifra, sì, onesto. Quindi sto recap chi lo fa? Lo faccio io? Signore, no, ragazzi, no. Peccato. Signore, per favore, non divaghiamo. Ok, continuiamo a parlare del porno. Ok, devo aprire le classifiche qua. Andare avanti. Go. C'è una puntata di Red Letter Media, quelli che recensiscono film di serie B, che fanno la puntata su Star Wars, lo speciale di Natale. E in due parti, la prima parte letteralmente come stiamo facendo noi adesso per un'ora e 40 minuti. Che devo parlare di sta cosa. Parlando di tutte le altre robe. Vabbè, può capitare, cazzo. Cioè, puoi mettere, cioè, io lo farei un talk show una volta a settimana solo di noi che parliamo. Così proprio facciamo il talk show, noi che parliamo e basta. Cioè... Parliamo di qual è la nostra pornostar preferita. Esatto, la tua qual è, Durmin? Durmin, scusami. Bravo, qual è Durmin? Cioè, qual è la tua, visto che chiacchieri. Preferita? Adesso va lì, scrolla. Ma io non guardo i nomi. Non me ne frega i mimmi. No, io non guardo i nomi delle attrici più che altro. Sì. Sono troppo focalizzato. Ma perché, scusa, no. Marte. Farmi uscire gli occhi. Ma Dillon Harper. Madison Ivy. Ma capisci? Cioè, e poi mi viene a dire. Poi mi viene a dire Mia Califa, ma per favore. Cioè. No, Dio, Mia c'è, fa. C'è di meglio. Le altre stanno qua. No, Dillon Harper è incredibile. No, Dillon Harper è veramente una bestia, porca miseria. Fa tutto, cioè, quella veramente... Le dicono, guarda lo script che ti devi buttare dal primo piano mentre, non lo so, lecchi non so quello di un cammello. Nelle regole di condotta di Twitch. Sul cofano di una macchina, e si butta, lo fa. No, penso che si può fare, basta che non si parla tipo di... Del perché, se parlo tanto delle donne, così si può fare. Se cominciamo a dire cose tipo, lei fa, lei prende, quello. Lei prende, però puoi farlo in maniera velata, lei, capito? Dicendo, prende, lei prende ammicchi. Lo stipendio, prende, esatto. Lo stipendio. Prende, prende un grande stipendio, una cifra di stipendio. Lo prende al nero. prende un sacco di stipendi in nero. Che erano raccoglitrici di legumi, poi non lo so. Esatto. Sì, cambiamo il pappagallo all'ospedale, andavano a cambiare. Mannaggia, miseria.
Comunque ce ne stanno un sacco forti. Ho detto, secondo me, poi ti ho detto su Gustina, secondo me mia Califa. Cioè, proprio l'ultima delle no, cose. No. Sono le minnone che la salvano. Scusa, voi cosa ne pensate di mia Califa? Voi altri, cosa ne pensate di mia Califa? Io l'ho detto. Esatto. Quello che pensa è... L'ho vista anch'io e ha ragione, sembra reciti sempre. Good, bravo. Bam. Zero. Ma io calcolo zero performance, cioè, che è importante, l'ho vista, è quella la... cioè io non ho mai visto un suo video perché c'è, cioè, talmente brutta nel thumbnail che non mi è mai venuto in mente di cliccare e dire guarda, fammi cliccare qui. No, non ho parole. Va bene come... così, sta bene indossa. Te lo giuro. Uguale la nappi, la nappi uguale, oh. Mai vista la nappi, è cicciona, no. Grossa, sta bene indossa. La nappi ho vista, non mi piace perché c'ha molto la faccia da gatta da morta, no? Gatta morta, proprio da... Se meglio l'altro giorno quando stavo male, molto... Non lo so, Marta, io sono selettivo, cioè tipo magari devo trovare la perfezione. Dopo che si è lamentata perché in un video, tipo mi pare, credo gli abbiano schiaffeggiato il culo, insomma era qualcosa di un po' più... Cose che non succedono mai in quei video. Sì, esatto, tipo credo sia normale in quel mondo lì, e tipo ci ha fatto su una roba, ah no, no, assolutamente... No, cioè, non è... ciao, no. Non sei professionale. Sei una dotta in campo. Scusa, sfatiamo un mito. Anche le donne guardano i porno. Dobbiamo sfatarlo, esatto. Questo mito, voglia. Che le donne non sto dicendo che non, il fatto che sia belli sia offesa, no, perché... Non sanno... Detto Fix si sta guardando il Fix si sta guardando il pisello, ma... No, sta abbassando col cellulare, adesso che c'ho il cellulare libero sta lì con l'incognito mode. A vedere le classifiche. A vedere le classifiche per tirare fuori il top. Ragazzo, dopo, stai tranquillo, dopo. No, vediamo la classifica, va, aspetta, io vedo un attimo, guardo un secondo la classifica, va, incognito. Beh, modalità incognito, è proprio la tattica, è modalità incognito e rotazione. Mannaggia miseria. No, randomize video e via. Quello che ti dà il signore prendi quel no, giorno. No, ammazza, no, non si può fare. Se ti esce Big Whale, devi prendere. No. Randomize escono... video su quei siti è come fare la roulette russa. Esatto. Ti può capitare veramente la peggio merda. Riley Raid comunque anche ci abbiamo, signori, che è importante. Dillon Harper, vabbè, già detta. Alexis Texas. Sì. Poi c'è, c'è la quella donna di una certa età che... Quella donna... Il milfone. Piper Perry, vabbè, ce ne stanno troppe comunque, ragazzi, potremmo andare avanti tutta la sera, qui ce ne stanno veramente troppissime, di altissimo profilo tra l'altro. Tori Black pure, che ha smesso, non si sa per quale motivo, maledetta balorda. Perché è così? Perché così? Tori sì, Black certo. è stata una perdita, è stata una perdita grossa. Ecco, poi per esempio c'è Christy Mack, che piace un sacco di gente, secondo me è solo una trucidona, non mi piace. E poi basta, dai, su, fermiamoci qua perché ce ne sono veramente tantissimi. Un giorno faremo una puntata apposita. Guarda, proprio da, prima, da capo prima a fondo. Dopo mezzanotte, però. Prima di fermarci, le top 2... Anzi, una, la top sia di Fix che di Durmi, che ancora non l'hanno detto. È vero. Solo quello, la top. Ma guarda, di nomi, io ti dico, perché mi ricordo da piccolo che guardavo Ciro e c'era Selene, quindi ti dico Selene. Con Meneghetti che si toglieva gli imbuti dalle tette, che c'era squali. Sotto degli altri imbuti. Che mio papà mi spiegava, quella è una pornostar, figliolo. No, mi ha fatto tornare in mente, tu te la ricordi, una delle prime, come si chiama, no soundtrack, musica iniziale, insomma, che apriva il show della Jalapas, l'opening degli show della Jalapas, tipo di mai dire gol. Leo pure c'ha le sue top, che è piccoletto, ma ne sa, te le ricordi? Che Leo è dell'età giusta.
Tu che vai, sei, Leo, dacci la tua vecchio. Top 3, dai. Tu che sei vecchio, quello Durmin, tu te lo ricordi i cosi? L'opening di Mai Dire Gol, mi sembra, oppure Mai Dire qualcosa. Mi vecchi, ricordo Mai Dire Banzai e tutti gli altri, ma non mi ricordo gli opening. No, Banzai, era prima di Banzai, no? Poco dopo Banzai, mi sa. Era un opening che faceva onza patonza, cioè sempre così, onza patonza. Mi sa che ce l'ho presente, mi dice qualcosa l'onza patonza. Che ovviamente cosa va a parare? E da piccolo canticchiavo così alle grosse. Vabbè, non lo sai perché la canzoncina è simpatica. Fino anche mia madre mi disse, guarda che non è una cosa buona quello che dici. L'onza patonza, mortacci. Poi dopo, ricordiamoci. E la roba più strana di ste robe, mi ricordo mio padre mi ha fatto vedere fucking Arancia Meccanica, che c'avevo tipo, non so se avete presente, di Kubrick. Come non averlo mai visto? Ma c'avevo tipo 11, avrò avuto cioè, Dio santo, mi ricordavo solo ovviamente la scena dello stupro, non ci ho capito un cazzo, e mi ricordavo la scena dello stupro che c'era, sta qui con le tette fuori e mi fa, figliolo, ti faccio vedere sto film, vieni qua. E io sono stato 2 ore con gli occhi a palla e io, what the fuck. Durmin, serial rapist, why? Esatto, rischio. Sì, appunto, rischio mi stupisce che non... che non sei diventato un serial rapist, ma c'è ancora tempo, eh. No, tanto no, io penso che siano ancora in circolazione i rapist glasses e tutto quanto... Mamma mia, è il pedophile trench coat. Esatto. No, è il public masturbator trench coat. Stupendo. Ma mettilo un po', il pedophile era pedophile, com'era? Aspetta un attimo. Aspetta, lo metto io. Aspetta, no, lo trovo così, vedono pure il video. Quale metto però? Rapist glasses. Eh sì, è perché ci sono tutti. Fai bloccare la musica. Che era pedophile beards. Quello di John LaJoy, giusto? Eccolo sì. Qua. Allora, questo qua, ragazzi, è il nostro sponsor principale. Aspettate che... Poi metti... Aspetta, poi lo metto io. Metto un po' di musica come si deve. From the makers of Rapist Glasses comes a new product that's sure to put the sex back into convicted sex criminal. Bellissimo. Introducing pedophile beards. Pedophile beards give you that creepy sex face that women simply can't resist. Stop going unnoticed with your boring nice guy look and start scaring the shit out of people. Pedophile convicted beards can be sex worn on their own, combined with our rapist glasses to create that rapist pedophile look that you've always wanted. And come by our store to check out some of our other products, like the serial killer van, the public masturbator trench coat, rapist pedophile. There's gotta be something wrong with that guy, hat. And our wide selection of pencil crayons. And remember, you don't have to be a convicted murderer slash public masturbating rapist pedophile to want to look like one. Sex criminal fashions. Because the bad boy look is for boys and killer men. The bad boy look is for Che bravo che era John LaJoy, guarda, dannazione. Peccato che se n'è andato da YouTube, ragazzi. Questo era veramente uno youtuber incredibile. Beh, televisione sta, no? Non so, io la TV non la guardo. No, fatto, ci sono pure, c'ho pure John su internet. LaJoy, il public masturbator trenchcoat. Io ve l'ho detto anche l'altra volta, non la vedete. Andiamo avanti con questa campagna, sennò facciamo le 5 e stiamo ancora cazzeggiando. Sì, un'ora è passata. Dico quel link, aspetta, mo te lo do subito, Leo. Io lo farei il talk show, ripeto. Mettiamo un po' di musica epica come si deve. Vai, intanto tu, recappa tu che io mando sto link a Leo. Ogni scusa è buona. Esatto. Senti, mi interrotto un'unghia, vai il per recappa. Did you miss me? Yeah. Ha messo proprio una canzone seria, bravo tu. MC Vagina. MC Vagina. 2009 is the year that è perfetta per il recap questa. Oddio. Per quanto secondo me la più bella è... Qual era quell'altra, cazzo? I Can Dance, c'è? Cioè? No, questa è... Fuck Everything.
no, quella delle donne. Show me your genitals. Esatto, show me your genitals è la più bella di me. La birthday song che tutti gli anni la sparano in giro. With guns. Senti, ow. Gangsters, what you looking at? You think you can front with me? You better watch your back. Mannaggia la puttana, stupendo. Pow, eccola. Vai tu, facci il regatto con questa, te prego. Lasciamo. Vagina. Vagina. Vagina soprattutto. Grazie per l'alzatina, tu sì, è perfetto. Tu plus two equals vagina. It gives girls orgasms. My dick is like an airplane. It gives girls orgasm. Leo e chiunque altro, ragazzi, se non conoscete il canale che ho linkato, John LaJoie, questo ha regalato delle robe incredibili, fa ammazzare dalle risate. Se sapete l'inglese andatevelo a vedere, se non l'avete già visto, perché è qualcosa di allucinante. I'm the Helen Keller of having sex. No, wait, that's a bad example. Why did my penis cross the road? To get to the other vagina. To get to the other vagina. Vagina. Sto malissimo sto tizio. Ma voi state perdendo un po' perché non vedete com'è vestito. È stupendo. Vagina. Che roba. Cause that just means you're not sucking my cock. Love is for girls and gays. Non andremo mai avanti. Oh, scusami. Stasera abbiamo. Mettila, mettila un po'. E col video perché sennò perde troppo. Mi sa che questa è molto tipo not suitable for you. Più che altro mi sa mi tocca tagliare il video poi di... perché c'hanno il coso ste canzoni o no? Non credo. Ma ci stiamo anche parlando sopra. Sì, no, non dovrebbe. Il balletto impacciato mi ricorda un sacco, non so se l'avete mai vista. MC Vagina. Questa era la seconda, Show Me Your Genitals 2, eh? Sì, è certo. Il sequel. Vabbè, allora mettiamola una. Alla hit song. Show Me Your... No, no, credo sia una battuta, c'è solo la 2. Women are stupid and I don't respect them. No, women are that's stupid right. And I don't respect just have them. Sex with them. Show me your genitals. Your genitals. What? Show me your genitals. Genitalia. Poi ho fatto il video originale in 240 di merda. Sì, è putridissimo. You're talking to me about stuff. Why? I'd rather see your titties. Devo farmi l'outfit. Now you're talking about other stuff. Ti prego, no. Why? I'd much rather see your titties. Col cesso di macchina che lo zooma come se fosse una Lamborghini. Ho fatto troppo. It's not sexist cause I'm saying it in a song. That's right, bitch. Now take off your thong and show me your genitals. Cioè, non è mezzo che parlavo. Show me your genitals. Your genitals. Oh, questo qua. Knock, knock, who's there? It's me. Wondering why you're not naked. Almeno Marte gli abbiamo dato il tempo di mangiarsi un attimo la pizza e poi partiamo. Still wondering why you're not naked. Relativamente. I wanna see your mom, I don't care what you say. No, I don't have feelings, cause feelings are gay. Something, something in the months of May. Bitches love my penis cause it's really big. Girls' brains are much stupider than men's are. So they should always listen to us cause we're smart. Women are only good for three things. Cooking, cleaning, and vaginas. Show me your genitals. Your genitals. Show me your genitals. Genitalia. Show me your genitals. Your genitals. Vabbè, Crazy, show me your genitals. Your genitals. I can give good sex to you. Dai, recap, chi lo fa, raga? È questo un Pokémon? Aspetta. Capau! Facciamo ripartire. Ce ne sono un sacco, allora aspetta che chiudo John LaJoie. Allora, 3, 2, 1, serietà. Serietà, mo esagerata. Piano piano. No. Signori, non avete... Non è su niente di tutto quello che è successo. È successo davvero. Esatto. Mamma mia. Che bella che sta canzone, cazzo.
Morrowind. Che c'è anche in Skyrim una roba del genere. In Dragonborn ce ne sono dei pezzi di Morrowind in Skyrim. Comunque, mamma, che cazzo di colonna sonora che c'hanno quei due giochi, incredibile. Beh, Oblivion, scusa, fammi un po' mettere una, ti faccio sciogliere di Oblivion. Tu allora quei tre giochi facciamo anche, perché quelli prima, porco due, un altro po' c'avano le colonne sonore in MIDI. Guarda che non sono brutte quelle del 2. L'uno ce l'ho rendo a me. Il 2 è interessante. Se le senti riarrangiate, ovviamente. Sentiti questi, dimmi un po'. Ragazzi, Jeremy Soule, signori. Ditemi un po' se vi ricordo, se vi, non vi viene subito in mente. Pensa che l'hanno organizzato zona specifica. Che cazzo è l'inizio di coso? L'inizio di Skyrim, ricorda questo? Non è solo. No, lì non è, no, non c'è questa all'inizio. Questa è. Sono divise per mattina, pomeriggio, sera, combattimento, boss fight. Questa è una di quelle mattutine. C'è questa, c'è. Bella, bella pure questa. Però le più belle che non le ho messe. Oh boy! Whitecorn. Lanci lo scontro finale, signor. Andiamo avanti ancora un po' a chiacchierare, a cazzeggiare. Perché tanto allora, oggi posso stare fino a mezzanotte e mezza l'una, senza problemi. Raga, God bless pizza. Che buono, madonna santa, guarda, andrei in pizzeria adesso se non fosse che mi sa che è chiuso. Comunque la cosa migliore, visto che tanto ormai siamo in pieno, è il poter scorreggiare senza dover il terrore di cagarsi sotto, è bellissimo. Ma quando c'hai l'influenza intestinale è veramente triste. Appena sentivo un po' di aria scappava al bagno, e te calla. Però l'influenza intestinale è più tranquilla rispetto a quando c'hai proprio la gastrite brutta. Quello perché comunque ti infiamma lo stomaco. Che oltretutto ti fa male e non sai da dove esce quando ti sforzi. Dici, io qui con D&D ho sviluppato l'anticarte giapponese di mutare il microfono al volo quando ne devo tirare una. Non avete idea di cosa succede? Ogni tanto mi scappa, muto, terremoto. Il microfono quando lo muto fa rumore, perché devo mettere la mano sul coso. Si vedono i libri che cadono. No, sei tattico, tu devi imparare a farle silenziose e basta. Ma ti ricordi che stavamo giocando a qualcosa? Però lo vedi che è così. Hai tirato una bomba, ti ha acceso il microfono. C'ho la vena. Dico, stavamo giocando a qualcosa, forse quando Dark Souls, quelli che abbiamo perso i video... E ne ho tirata uno, ha acceso il microfono, l'ha spento. Si è spenta una candela in camera, tipo. Sì, ci avevo fatto clippare tutto. Io ho detto, ok, c'ho il muto, c'ho il tastino qua. Fate solo le gap. Pizza mangiata? Let's go. Io vorrei del cibo. Poi tra l'altro non è che stavo aspettando me che finissi la pizza, era più tipo ci siamo messi a parlare. Abbiamo la scusa del fatto che... ho capito, hai mangiato, hai cazzeggiato, puoi mettere una chiacchieratina mentre ma mangi. Ma io guarda, sono contentissimo, posso farlo anche tutte quante le sere. Continua a farmi mettere... Fuck yes. Ecco, no, non torniamo sul porno. Esatto. La musica tra l'altro la sento come volume fantasticamente giusta, mi sembrerebbe. Né troppo alta né troppo bassa, ma giustissima questa. Stata abbassata? L'ho un po' alzata, l'ho un po' riabbassata. Secondo me è perfetta così. Cioè io nelle mie orecchie la sento giusta. Se voi in chat la sentite giusta, che non ci copre la voce in maniera esagerata, perfetto. Ah, devi ripigiare la faccina tu. Quella a destra che apre il coso. Wow. È molto poco. Nonno. È molto poco intuitivo in realtà. Nei. Nei. Yay or nay. Cosa è successo? Mi ha sparato, Alex. E sono di sangue qua. No, dopo,
dopo che ho visto un video prima, giusto prima ho visto un video di un tizio in Brasile che gli sparano su una gamba perché volevano la sua moto, a buffo, lo fermano, altri motociclisti gli sparano su una gamba. È arrivato il proprietario del camper, ti ha tirato un colpo. Fuori dalla mia proprietà! Fuori dalla mia backyard, che aveva parcheggiato nella backyard di qualcuno col camper. Vai un attimo in bagno, scusa. Ti te spara. Si spara fuori a piena, torni scoperto di sangue. Tutto risolto. Tutto risolto per almeno mezz'ora. La stazione di polizia più vicina è a mezz'ora di qua. Mannaggia la miseria. Vabbè, Leo, noi dobbiamo darvi lo show e poi dopo siete voi che dovete filtrare. E poi comunque sia siamo più puliti anche quando parliamo di sta roba della televisione, con tutte le buttanazze nude, le cose. Quella che Ala non guarda. Quella che Ala non ha neanche, si rifiuta proprio di avere in stanza. Anch'io non ho la televisione. No, io la televisione ce l'ho. Ho lo schermo della TV che è un televisore. Allora io la TV, dove ne parlavo oggi, me la farò solo se divento mega ricco. Mi faccio la televisione a schermo piatto, però la ficco dentro un CRT e la casa deve essere tutta stile anni 80 e quindi le televisioni devono stare dentro come se fossero dei vecchi CRT grandi. E poi non lo accendo. Fai solo girare a manetta puntate dell'A-Team. Esatto, puntate dell'A-Team, Miami Vice la sera alle 21. Chips, quanto cazzo era bello. Poco. The Dukes of Hazzard. Robocop. Quello della sera sempre, no? Quello dopo. Cosa, come si chiama? Quello della macchina, mi ricordo. Sì, quello della macchina che parla. David Hasselhoff. Night Rider. Si chiama Night Rider? E in inglese sì, se no si chiama Kit Supercar. In inglese mi pare si chiami Night Rider. Night Rider in inglese, in italiano mi viene in mente Supercar, è vero. Che bello. Pensa che The Night Rider a Supercar. Sì, infatti, boh. Che poi nome stupido che gli hanno dato in italiano, sì, veramente, peccato. Andiamo avanti, ma poi parleremo degli anni 80 la prossima settimana, ragazzi. Se no, oddio, ma io c'ho web WhatsApp aperto, sei tu, Du? Sei tu. Sono io? Sì, mi è arrivato un pitunz enorme. Ah, ciao Davide. Oh boy. Aia, ecco, la Durmin deve uscire, gà. Sono tutte le topine di Durmin, esatto. Stanno lì pronte. Esatto. Choke me daddy, Durmin, choke me daddy, please. Gli mandano i messaggi tutte nude e Durmin gli fa, tipo, no, vi benedico, non fate queste cose. Mannaggia la miseria. Dopo guardo lei, calcola, se switcho adesso su Discord si vede tutto in live, per cui evitiamo qualsiasi cosa tu mi abbia mandato. E calla. Evitiamole. BPC. Esatto. Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo. No, non pensate male. Esattamente. Cristian Bale, eroe. Esatto. Sì. Andiamo avanti? Dai, fate sto cazzo di recap. Ya, yeah, famo. Dudu o io? Envy, fai il recap, per favore. Envy. No, no, Envy, su, facci sto recap. No, ragazzi, Envy. Dai, dai, Vabbè, stiamo qua finché non lo fai, non stacchiamo. Dai, che dopo te lo facciamo. No. Una non di noi. Veramente non sono brava a riassumere. Cioè, ma me non lo devi riassumere. Elementari. Puoi anche dirlo, guarda, puoi anche non riassumere perché sono successe literally proprio quattro cose l'ultima puntata. Non è che c'è molto da riassumere. Ok, allora faccio il riassunto io, per quello che mi ricordo, stavo malato. Siamo arrivati finalmente nel pseudo covo del maligno delle miniere di Fandelver. Di Fandanini. Esatto, solo che non ci abbiamo portato nessuno. In un flashback visione, non si sa che cosa, Gardal ha visto che sono andati a Cremo Castro per prepararsi a fare il mega attacco su Phandalin. Quindi siamo tutti andati via, siamo tornati a Phandalin in cui sono pronti per la guerra. Il nostro caro Grock è riuscito a aiutare in pochi giorni a creare un assetto da guerra per la città e
aiutare i nostri cittadini, che ormai la città è anche un po' nostra, ad armarsi e essere pronti a combattere. Freddo, io mi metto a... Alawin ha ricevuto una notizia riguardante sua sorella. Fratello. Vernon. La sorella è diventata fratello, chiamata Vernon. Esatto, no, mia sorella si chiama Evelyn. La fratello. Chi ha detto Vernon, scusa? Non lo so chi l'ha detto. Vernon è mio fratello, mia sorella si chiama Evelyn. Ah, ok, vabbè, lasciamo perdere. Insomma, e Vernon è quello che sta male. Ok. Evelyn, si chiama Evelyn suo fratello? Evelyn diventa esatto. Bene. E Gregoria, okay. Mia madre. Esatto. Gregoria, no, Gregory è il papà e Sharwin la mamma. Va bene, e un paio di mocassini e il cognato. Esatto. E, insomma, è arrivata questa brutta notizia. Più è qualcosa che noi ancora non sappiamo, che altro si sono detti per tutto il tempo che sono stati fuori. E poi sempre il nostro Lawin è riuscito a salvaguardare un gruppo. Chiudete WhatsApp per favore. Esatto. A salvare un gruppo. I messaggi di Dudu. Riprendere un gruppo di nani che se ne volevano andare via e non combattere perché Grokkan è un orco cazzi smazzi, e una lettera da parte di un gruppo di sconosciuti ci ha detto di arrivare in questa zona da soli perché potevamo avere degli alleati, e qui siamo davanti a questi alleati benedetti. Vediamo un po' che succede. Sì, vi siete recati come la lettera indicava a sud-ovest di Phandalin. Avete trovato la collina ai quali piedi avete trovato la caverna, e eravamo rimasti, se non sbaglio, siete già lì, fantastico, eravamo rimasti che Ayash siete arrivati ai bordi della foresta che circonda la radura davanti al quale la scarpata si trova. Al quale, sì. Dove la base della scarpata si trova la caverna, e Ayash, ti eri, se non sbaglio, avevi avanzato da sola cercando di vedere dell'altro. Ho dato una gomitata, mannaggia quei brutti luridi. Cioè, avevamo visto che c'erano delle impronte per terra, ed erano impronte di... Da 5 a 20 era molto indicativa la cosa. Però... Erano le impronte di zoccolo di gnò. Scusate. Impronte a forma di vertebra di moffetta. Ma quanta vertebra di moffetta sta dentro? Non lo puoi sapere. Come ti avevo detto, hai provato a guardare dentro, e vi voglio ricordare che in questo momento siete nel pomeriggio. Il cielo è coperto completamente da nuvole grigie. E è giusta per voi la musica. E come ti avevo detto, la caverna gira un pelo all'interno, non riesci a vedere niente se non la fioca luce di quello che sembra essere un fuoco. Però, come ti dico, si risplende contro da alcune delle rocce che vedi nel momento in cui la caverna gira. A questo punto torno indietro, comunico agli altri che dobbiamo per forza entrare, visto che non si vede nulla. Gli dico che potrebbero esserci varie persone dentro la caverna, che le orme sono piccoline. Bravo, avevi anche visto delle impronte. Sì. Erano medie, ti sembrava comunque di taglia, non hai visto niente di... estremamente anormale, diciamo. C'erano i piedi piccoli. Vabbè, guardo a destra, guardo a sinistra. Entriamo, che qui tocca salvare la città. Ok, ordine di marcia. A caso? Allora. Due davanti e due dietro. Davanti. Io preferisco rimanere indietro. Vabbè, io e chi dai davanti, dai. Esatto. I macho boys, proprio, neanche cercate i macho di fare in silenzio o entrate? Sì, proviamo. Cerchiamo di fare in silenzio, sì. Cioè, addestramento, io ci proviamo. Devo ritirarlo? A questo punto, sì. Sì, okay. Va, facciamo vedere chi è l'elefante. Quindi stiamo facendo uno stealth check? Esattamente. Sì. Noi abbiamo svantaggio. Io lancio.
con svantaggio. Ah, ecco il mio 3, ragazzi. 19, che è successo? Ho fatto 6 io, signor. What the fuck? Ma perché non c'è mai una volta in cui siamo sei guarda totale. Che culo, sì, sei totale. Ma è tipo 2 più 4. Ah, ok. 2 più 4, 6. Vorrei dire, guardate il mio solo. È un svantaggio. Ah, ci fa tu pasticce. Tu c'hai avuto un bucione, guarda là. Ah, tra l'altro, Alla, te hai tirato con svantaggio. Sì, sì, avevo fatto 17. Non hai svantaggio perché hai il coperto. Hai il corpetto, non è più la maschera. Ah, e allora ho fatto 17 più 4, 21, pardon. Fantastico. Siamo tutti... Vi avvicinate, comincia a tirare un leggero vento. Scusate, ragazzi. Che sibila tra le foglie. E lo utilizzate per aiutarvi a coprire il suono dei vostri passi. Comunque, fortunatamente, non essendoci foglie cadute nella radura, non fate troppo suono. Ritornate al punto dove era prima Yashe. Come vi ho detto, vedete anche voi adesso che chiaramente c'è una luce dentro. E ditemi pure. Siamo dentro. Esatto. Avanziamo. Benissimo. Fate avanti nella caverna. Quando cominciate a sentire delle voci parlare a tono basso, per me è veramente un po' forte, per voi è perfetta, vero? La musica? Sì, ma tanto comunque noi ce la possiamo regolare. Sì, esatto. Cioè, se voi in chat la sentite giusta e non ci copre la voce, regà, la tengo così. Io la sento perfetta, per me è giustissima così. Però io chiaramente ho l'audio di Windows, così è un po' più bassino. Quindi sentiamo delle voci. No, Leo, 6 l'avevo fatto. Se avessi avuto svantaggio era 6. Ho dovuto tirare due volte, avevo fatto un 21 e un 6. Durmin mi ha detto non hai più svantaggio perché hai cambiato armor, non ci avevo pensato. Vabbè, cerchiamo di allungare l'orecchio e capire di ok, vi fermate un attimo, cercate di ascoltare chi vi... ok, prego. Perception. Ok, arriva il perception. 5. Non avrei potuto fare di meglio che un perception 5, ovviamente. Aspetta che parte il coso, l'opening qua arriva. Cos'è? Questo l'opening. Al primo perception 5 va messo. Fattuola. Esatto. Bella Gnauz. Io ho fatto 18. Buono. Qualcun altro vuole ascoltare? 10. Provo io anche. Secondo me l'unico che capisce è Kitai, perché sentiranno in Goblin probabilmente. Io ho fatto come Alla. E allora bam, doppio. I gemelli doppio, che non capisco un cazzo. Però meritate doppio. Noi siamo facendo la catapulta infernale. Proviamo a fare la catapulta infernale. Uno sulla schiena si fa... E l'altro che si sente. Vi meritate un doppio perception 5. Ayasha e Kitai sentite due voci che stanno dialogando a volume abbastanza basso, e quello che riuscite a percepire al volo è una voce che dice: si sta facendo tardi, forse dobbiamo andare. E un'altra voce che risponde: fidatevi, arriveranno. Molto bene. A me non sembra niente così sospetto. No, infatti. Direi di andare avanti. Già. Riferiamo a loro cosa abbiamo sentito dire. Stavamo giocando a morra cinese. Esatto. Vi fate avanti. Entrate senza torcia, presumo, visto che riuscite comunque a... Sì, a sì, è abbastanza luminoso. E nella stanza c'è una... entrate in una grossa sala dopo una leggera curva verso est. È una stanza illuminata da un focolare. Ci sono dei tronchi a terra attorno al focolare, dove c'è... vedete una figura che dalle spalle a voi ed è girata con un cappuccio. E attorno a lui
un 6 persone, 7 persone, non riuscite, li cercate di esaminare subito, sono vestiti normalmente da cittadini del posto. E c'è uno vicino a voi, appena girate, appena vi vede si irrigidisce un attimo, vedete che appoggia la mano alla spada per un secondo e vi riconosce, al che si gira verso la figura incappucciata e sussurra: capo, sono qua. La figura, che era un po' piegata in avanti, si drizza, si alza in piedi, si gira col cappuccio davanti, vedete solo una barba nera, e vi dice: a quanto pare non ero morto comunque. E si tira giù il cappuccio, al che lo riconoscete. È quella merda del mago. Dannazione. Esattamente. E si era l'iniziativa. È quella merda di cosa? Di Graffa. No, Graffa. Esattamente. Jarno Albrecht è il suo vero nome. Lo stavate cercando. Mi viene in mente Trulli. Mi viene in mente, ma... Trulli. Jarno Trulli, ragazzi. Non vedete nessuno sfoderare armi. Vi fissa. Jarno. E in ogni caso mi tengo pronta. Quindi è Jarno, lo sappiamo. Cioè, io lo guardo. Sì, sì, te lo ricordo. Jarno, ma, Lord Whitehorn. Devi credo che tu ci debba delle spiegazioni. Jarno. Anzi, no, io lo sfodero l'arco invece. Non lo punto, però lo sfodero. Mm-hmm. Ok, va bene. Ma soprattutto, come fai a infoderare l'arco? Lo tiene trascorso. Nel senso, scusate, lo tiro. Vabbè, ce l'ho sulla schiena, lo prendo. C'è l'arco portatile. Si chiama Ai Arco. Si chiama Notte, Leo. Notte, scusa, non l'avevamo letto. Notte. Ci becchiamo domani. Notte, Leo. No, anzi, ciao, Leo. Domani non si streama, raga. Domani non si streama. L'avevo detto che forse mercoledì si saltava e domani non si streama. Quindi ci ribecchiamo giovedì, segnoco. Pillars of Eternity 2. Signor Jarno, ci deve delle spiegazioni. Che tipo di spiegazioni? Lord Whitehorn, credo, se le mie informazioni sono corrette. Ci siamo forse capiti male la prima volta nella caverna, non so, ma per quale motivo nessuno dei tuoi uomini sta estraendo le proprie armi? Perché siamo degli alleati adesso? Esatto. Perché dovresti aiutarci dopo che ci hai lasciato in preda ai bugbear? Signori, presumo che la mia versione degli eventi non vi interessi veramente, potrei mentire o quant'altro. Sappiate solo... come hai già fatto, dannazione. Potresti provare a dare una spiegazione convincente. Potrei provare, o potrei dirvi cosa ho da proporvi. Mm-hmm. E magari non muore nessuno qua e possiamo tornare tutti a Phandalin. Facci la tua proposta. Vorrei parlare con l'unico che potrebbe aiutarmi in questa situazione in cui mi trovo. E quello è lei, Lord Whitehorn. Se le mie informazioni sono corrette... Lei non è niente meno che uno dei figli dei Lord di Waterdeep, mm-hmm. O sbaglio? Sì, lo sono. Molto bene, veniamo Gregory dunque. Whitehorn. Come potete immaginare, ho informazioni che vi potrebbero interessare riguardante gli eventi recenti. Mm-hmm. E saremmo disposti a aiutarvi nella battaglia che incombe. Io e i miei compagni, ad un patto. Ah, e prima che mi dimentico, si gira e prende qualcosa in terra, sembra un sacco, e te lo lancia. Ai piedi, immagino. Te lo cerca di lanciare in braccio. Ok, cerco di prenderlo. Ok, fammi un check di atletica. Faccio esatto. Casca e si rompe. Esatto. È finita la storia.
sentite tintinnie e suoni di oggetti. Sembra Athletics 8. Sì, era, te l'ha tirato letteralmente addosso, dovevi proprio crittare. Magari mi sbatte per... in faccia e poi mi cade nelle mani o qualcosa. Lo tira, tanto che lo afferri, lo senti continuare a parlare, ma lo guardi ed è uno zaino, lo riconosci. Uh-huh. È lo zaino di Gardal. Ah. Qualcuno l'ha trovato! Okay. Lo apro e guardo in maniera veloce se ci sono tutti i contenuti che c'erano. Ah, per quello che ti ricordi, per quanto ti puoi ricordare cosa può aver avuto Gardal, c'è tutto. Ah, c'ha il portrait sbagliato Gardal, lo lancio a Gardal e io tieni minchia. Se lo prendo, guarda gli asci, non è conto io, Gatto di merda. Vedo che... Ecco, mentre te lo lancia dice, vedo che il mio bastone è un nuovo portatore, quanto pare. Chiamalo pagamento per l'ultima volta che hai tentato di ammazzarci, come la vedi? Non è quello che intendo. Non ricordo un tiefling l'ultima volta che ci siamo visti. Poi, Gardal, una cosa anche che volevo capire. Comunque, ovviamente te parli sempre con la tua voce, ma... quanto è difficile riconoscerti qua, ora? Mi sa impossibile. Sì. Cioè, sei essenzialmente un altro... Sì, io l'ho sempre interpretato che ti è cambiata anche la voce in... Sì, è leggermente più... no? Esatto. Demoniaca. Esatto. Vabbè, Glastaff, sono... cambiate delle cose, facci capire quello che ci stai offrendo. Beh, prima di tutto io e i miei ragazzi possiamo offrirvi aiuto, come ti ho detto, informazioni riguardante Black Spider, non tante quanto vorrei, sfortunatamente. Mm-hmm. Ma mi sono trovato in una serie di eventi che mi hanno portato a lavorare con il Drow e so probabilmente più di voi per quanto riguarda le operazioni che si sono svolte nell'ultimo mese nella zona. Molto bene. E soprattutto potrei aiutarvi con qualcosa al quale stavo lavorando. E prende di nuovo, si abbassa, prende un oggetto, lo alza, ve lo fa vedere. È un tomo rilegato di una pelle rossa con una copertina rigida, rossa bellissima, e un glifo sulla copertina. Che non riconoscete subito? E poi, Gardal, ti viene un lampo in mente. Avevi trovato un libro quando eravate nelle sue stanze. Non l'hai mai letto? Non te lo ricordi? No. Mi sa che ce l'ho io addirittura nell'inventario quel libro. Non ce l'ha, ce l'aveva Gardal. Non l'ha mai letto ed era nello suo zaino quando l'ha perso. Se andate a vedere il terzo o quarto episodio... mi ricordo l'ho riguardato qualcosa. Per sicurezza io c'ho ancora il coltello sacrificale buttato lì, non so che cazzo. Tutte cose random. Dice, l'avete preso, presumo gli abbiate dato un'occhiata. Sì, ma intendo spudoratamente. Esatto. Come no, assolutamente. Bene, allora avete letto della leggenda di Aldith Tresender? Cioè, quella ce la ricordiamo, tra l'altro, è quella della tizia che salvò tutti, no? Aldith era un principe. Posso fare un roll di storia, se no, io volendo. Certo, vai pure. Ok, vediamo se mi esce abbastanza alto. No. Aribeth. History... Vabbè, vaffanculo. Posso farlo con vantaggio perché leggo i libri? Mi è cascato il dado, cazzo. No, mi è andato sotto al divano. Lo raccolgo dopo, ok. Goodbye. Lo posso fare con vantaggio, se no ho fatto 4. Hai fatto 4. Ho fatto 4. Allora raccolgo il dado, mo arrivo. Posso tentare anch'io di fare un history check? Potete tentare tutti di fare un history check e quelli che vengono a terre lontane con svantaggio. Ah, ho fatto 21. Io non lo faccio per niente perché non credo di poter sapere queste cose. 16. Io ho fatto 21. Oh, Gardal, ne avrei sentito parlare. La chiamano una leggenda, ma essenzialmente la storia di quello che è successo a Fendalin. È perduto sto di 20.
T'ho detto che era perduto. Ti viene in mente che Raydoth, ne hai già sentito parlare di questo individuo quando Raydoth vi ha portato alla taverna e ha fatto vedere la spada che brandisce spada. Kitae e ha detto questa è la spada del falconero. Il talone. Ti ricordi che sì, era un elfo di Silvery Moon, che è una città elfica a nord della Costa della Spada. E ti ricordi di aver sentito dire che era caduto in battaglia, e, però appunto ti ripeto, anche con un 21 sono ricordi vaghi e non ti ricordi tanto altro. Perfetto. Quindi lo guardo e gli faccio sì, dell'elfo caduto. Sì, io gli faccio vedere la mia spada, la che non sia minaccioso, gliela trovo, alludendo alla... Vedo, Rashemi, vedo la tua spada, vedo l'armatura che ha addosso Whitethorn. Vi ripeto, sapete cosa avete trovato o no? Potresti rinfrescarci la memoria? Non aspettavo altro. Se solo non avessi rollato 4. Hai detto che io con 21 sì, è uguale. Signori, prima di poter discutere di queste cose vorrei chiedervi qual è la parte nel quale io guadagno qualcosa da questo patto tra di noi. Cosa vuoi? Questa è la domanda. Sai bene che sia io che Gardal facciamo parte di famiglie potenti. Quello che io e i miei compagni. Io apro una parentesi prima che continui. Perché tutte le volte che qualcuno non sa che sono Gardal, e lui fa perché Gardal tanto l'abbiamo praticamente detto, no. Prima ha detto sono cambiate delle cose. Vabbè, io poi gli ho detto Gardal, sai che io e Gardal il tuo siamo... nome esatto, Valkyrie, ricordagli... poi Valkyrie, ascolta Valkyrie. Io ho detto sai che io e Gardal apparteniamo a famiglie potenti, mica t'ho indicato. No, ma comunque però se me lo dici in altra volta ti indico, Tu gliel'hai ricordato, ovviamente noi passano settimane, ma gliel'hai ricordato tipo un paio di giorni prima, se lo dovrebbe ricordare. Comunque io ho detto, sai che io e Gardal facciamo parte di famiglie potenti e quindi possiamo darti ciò che tu vuoi. Cioè, Gardal qua non c'è, lui non lo sa che c'è. E dov'è? C'è. Se posso chiedere? Che... È rimasto a Fendalin, è rimasto per dare una mano con le difese per l'attacco. Fai un deception check. Uno... potevi farmelo dire a me che c'ho un più 6 a Deception, per esempio. Io c'ho più 4. 19. Buono. No, io c'ho molto più bene. 11 a Deception, perdonami. In particolare preferirei avere la garanzia di Lord Whitehorn, se non vi dispiace. Da quanto i miei compagni qua mi hanno raccontato... è un individuo del quale la quale parola ha un certo peso. Dannazione, mago, se la mia parola non vale qualcosa, ti ho lasciato vivere l'ultima volta che ci siamo. È quello che sto dicendo. Ok, hai parlato dei tuoi compagni, però dovresti saperlo tu in prima persona per quello che dopo quello che è successo. Hai lasciato andare me nella speranza che vi aiutassi, hai lasciato vivere questi ragazzi quando avevate il coltello dalla parte del manico, quindi... Esattamente. Non ha senso di indica due individui sulla destra e li riconoscete. Uno era quello... Esatto, Bip si chiamava, era quello che non sapeva scrivere. Non so se vi ricordate che avevate letto la sua cosa. È uno di loro. Mitici. Mi faccio così con la manina. Ciao! Si guardano. E ti riguardano. Continua. Shy. Bene, quello che esigiamo è perdono dalla parte dell'Alleanza dei Lord. Non chiediamo ovviamente di essere reintegrati nella società, so bene quali crimini abbiamo ammesso. Tutto quello che chiediamo è
garanzia di non essere perseguitati per il resto delle nostre vite. Sono sicuro che una lettera firmata da Lord Whitehorn potrebbe aiutarci a lasciare queste terre. Non vogliamo tornare nella costa. Non vogliamo tornare per niente nella costa, non torneremo mai in quei posti, me ne rendo conto che è impensabile. Vogliamo andare a est, verso Wastegate o da qualche parte, e ricominciare da zero. Bene. È quello che chiediamo. Se vi interessa. Per quello che mi è possibile fare, ovviamente scriverò io in prima persona e lascerò che anche mio padre scriva per... Certo, non lo metto in dubbio che le tue intenzioni siano pure Lord Whitehorn, ma come dicono, le parole volano e scuregge fischiano, la conosciamo e benissimo questa... fischiano, come dicono a Phandalin. Esattamente. Quindi se volete accettare questa mia proposta, possiamo scrivere una lettera qua, tu la puoi firmare, e poi possiamo parlare. Non mi stupirei se tu avessi già una lettera pronta da firmare, Mago. Tira fuori una lettera arrotolata, non ha sigillo ovviamente. Paraculo. E... la vuoi leggere? La apri, un po' difficile ovviamente a luce di fuoco, ma scritta bene, si vede chiaramente che è una mano abile. E c'è scritto... C'è luce che filtra da qualche parte? No, siete completamente, non esattamente come nella mappa, siete tagliati fuori, fa una S il tunnel d'uscita, vedete un altro tunnel che sparisce in oscurità... A est. Sarebbe interessante capire dove sbucherà, tipo sotto Phandalin o qualcosa del genere. E c'è scritto quello, chiedo io qua perdono, non te l'ho scritta perché è quello che essenzialmente ti ho detto, non c'è niente di strano. Mm-hmm. Scritta in inchiostro nero, non noti niente, non è sigillo, ovviamente è sottointeso, tu sai benissimo che una lettera del genere devi sigillarla col tuo, ce l'hai vero la roba per fare i sigilli? Non credo, c'ho la roba per scrivere, però il sigillo non saprei se ce l'ho. Sì, io l'avrei messa nel tuo scholar pack, quello che avevi, cioè ne avevi una apposta per scrivere lettere, vuol dire che hai tutta l'attrezzatura, il tuo sigillo della tua famiglia, mm-hmm, e tutto, quindi se vuoi tu puoi mettere a fare. Ok, quindi vabbè, estraggo tutto quanto e... La leggo, no, hai detto che è legittima, firmo, la cosa, giusto? Io fermo prima che si scriva, che mm-hmm, si la lettera. Sì. Guardo Jarno Trulli, dico, prima di firmarla dici qualcosa in più. Deve essere un 50-50, se noi firmiamo questa lettera non è detto che tu cerchi di strapparcela con la forza. Assolutamente. Cosa volete sapere in più? Qualcosa riguardante... Sei tu che hai qualche informazione, hai detto che hai qualcosa che può aiutarci. Ho diverse cose che possono aiutarvi, da informazioni riguardanti la nostra operazione Phandalin, riguardanti Black Spider, cosa voleva fare. Dici qualcosa riguardante Black Spider. Cosa sapete? Che sta organizzando un attacco in direzione di Phandalin. Ha promesso Phandalin agli orchi di Kregmo. Esatto. Che vuole prendere il controllo della forgia. Non sappiamo cosa abbia fatto in realtà con la forgia ancora, non abbiamo idea perché non l'abbiamo trovato. Vedete, quella della forgia, delle spell è una questione interessante. Originariamente, quando sono entrato in contatto con lui prima che voi arrivaste, ovviamente l'obiettivo del Drow era quello di impossessarsi della forgia. Presumo sappiate quali sono i suoi poteri. Sì. Molto bene. Ma lo sapete? No. Sì, rendono le armi magiche. Lo sapete allora. Poi sono arrivati gli Stormseeker e lì la cosa è diventata più interessante. Sono cominciati ad arrivare messaggi che era di prima priorità il catturare il
il più vecchio dei tre, Gundrum mi pare si chiami. Avete sentito storie di cosa è successo durante la Spell Plague in Everwinter? Un paio. Possiedo giusto una locanda su un Earthmote. Bene, allora saprete benissimo che oltre alla creazione dell'Earthmote, sul quale poggia il Moonstone Mask, un cratere si è aperto nella città e orde di truppe dell'Underdark sono cominciate a uscire e invadere la città. Yes. Saprete anche chi dobbiamo ringraziare per aver sigillato quell'abisso. No, non ricordo. Il padre del giovane Stormseeker. E a quanto pare era un segreto il come abbia potuto reggere un bella soffitto. Trive. Ciao. Nessuno sa come ha fatto, ma la Neverwinter oggi è in piedi grazie a lui. Potrete immaginare che il Drow, venendo da l'Underdark, era molto interessato a scoprire informazioni riguardanti quale tipo di magia è stato utilizzato, cosa è stato utilizzato per sigillare l'abisso. Sapevate questo? Sono no, non sappiamo neanche che genere di magia sia. Molto bene. Come vi ho detto, so cose che possono interessarvi. Sì. Guardo Ala, gli faccio firma quel contratto e passamelo. Penso che voglio ascoltare ancora quello che ha da dire il mago. Ah, il mago ha finito. Adesso, se, come abbiamo detto, avete deciso di aiutarci, e gradirei ricevere la lettera se possibile. Andiamo, mago, su. Ormai hai messo la pulce nell'orecchio. Mi manca solo quella piccola informazione in più e firmo il contratto subito e te lo lascio. Fai un persuasion check. Sai che la mia promessa vale qualcosa. Vorrei usare il dado rosa, però mi è cascato sotto al coso. Sotto al... Non ve l'ho descritto bene, ma è vestito, c'ha una tunica corta. Ricorda proprio il suo vestito, quello ho da mago. 20, Dudu. 14 molto più 6. Bene. Il vestito da mago che c'hanno in Skyrim, quello base, col cappuccio. E però non è proprio la solita tunica, cioè gli vedete chiaramente braghe stivali e tutto, c'ha la pouch con i reagenti a tracolla. Che è come dovrebbe essere un mago. E gli hai fatto 20, hai detto? Sì. Ok. Se vi potessi dire che dentro questo libro c'è qualcosa che potrebbe ribaltare le sorti, dite di averlo già letto, ma vi vedo qua. Spada al fianco, corpetto addosso. Non so cosa pensate di dirmi, ma secondo me non l'avete letto questo libro. Io ammetto di non averlo toccato. E vorrei saperne di più. Molto bene. Credo che abbia a che fare con gli artefatti che abbiamo recuperato. Sì, quello lo sai, Gardal l'aveva aperto quando eravate là e aveva detto chiaramente, era un libro, gli avevo detto, che parla di leggende locali, e è una sorta di cronaca era. Però gli avevo detto devi leggertelo quando vi riposate, perché ma è grosso. Come ha chiuso sta la cosa il padre di Gardal? Non ci è dato saperlo, come ha fatto a chiudere il solco? Giovane Whitehorn, vorrei saperlo io come ha fatto, come posso fare a saperlo? Giustamente sarebbe interessante per un mago, molto più che per un bardo. Bene, quindi... Queste armature a cosa servono, quindi? Esattamente. Signori, dovete capire che questa è forse l'informazione più importante di tutti. Dal momento in cui ve la do, non posso più avere sicurezza del fatto che voi mi diate quella lettera. Sai sappiate che la mia solo... parola vale qualcosa o no? Sei vivo grazie a lei. Dammi la tua parola allora. Ce l'hai, te l'ho già data prima. E sono pronto a firmare la lettera che mi hai dato. Sono diverse informazioni molto interessanti riguardanti le cronache del patto di Phandelver dentro questo tomo.
una delle informazioni è riguardante un patto che ha fatto il giovane Aldith. Vi ripeto, la storia posso poi fornirvela nella sua interezza una volta che siamo a Phandalin. Sappiate solo che quegli artefatti che portate con voi sono la chiave al riportare in vita colui che ha provato a difendere Phandalin tempo fa. Bene. Sei coglioni. Immagino che vorrai una firma prima di spiegarci cosa dobbiamo fare per fare ciò. Avrete bisogno di me, richiede un certo tipo di magia che non è praticata tantissimo nei dintorni. Ci siete Dudu, interessati? Ascolta, certo, siamo interessati. Una cosa a parte, Dudu, ho capito io che cazzarola fanno quelle braccia che abbiamo lootato? Quei guanti dell'altra volta? No. Ok, perché... Puoi chiederglielo? Sì. Sì. Dimmi. Gli mostro le braccia e dico: abbiamo trovato questa parte di armatura. È l'unica parte che non abbiamo ancora scoperto che cosa certo, funzionalità certo. abbia. Sì, è una parte del puzzle. Quelli che indossi sono i guanti del potere dell'ogre. Hai mai provato a tirare un pugno con quelli? No. Prova. Ok, mi avvicino qua. Dai un cazzotto. Mi avvicino qua e do un pugno al pilastro di pietra. Vai. Fammi uno strength check. Ok, strength check. Mo te lo faccio subito. Che c'ho forza, c'ho un più uno. 17. Non hai un più uno, hai un più 4. Tiri un pugno contro Staffare, vedete un polverone che parte. Si indentano nella pietra, vedete volare un pezzo. Figata. Senti una strana energia come se ti avessero aiutato quasi nel colpirla. Hai forza 18. Wow. Non c'hai forza, non so quanto ce l'hai. C'hai più 4 a bonus forza. Ce l'ho 12 di base. Esatto, ora ce l'hai 18. Che figata. Bomberismo puro. Sì, vedi uno dei ragazzi che salta, si muove un attimo indietro, senti proprio... polvere in terra, come il combattimento alla fermata della metro su Matrix. Ora lo sai. Signori, mi state tirando fuori tutte le informazioni con le pinze, se possiamo. Beh, nel mentre sto firmando il coso vi faccio: ecco a te Glastaff. Guarda, lo voleva prendere, ha detto. Ecco a te Glastaff. Lo passi? Sì, io lo guardo e gli faccio se stesso citare un'altra volta qualche cosa che ti ammazzo. Se non lo vuoi firmare anche tu, dannazione, a meno che tu non voglia firmarlo, ma tanto non hai potere decisionale nella cosa, ci penso io, non ti preoccupare. L'unica cosa che... Ha la mano... L'ho lasciato. Lo puoi prendere? Dato? Sì, sì, sì. Questi artefatti che abbiamo recuperato, immagino che dovremmo separarcene affinché tu possa fare il rituale che ci stavi dicendo. Non... necessariamente, vi dico, è una cosa rischiosa, non sono neanche così sicuro che vogliate tentarla. Ora che... il mio mantello non ha nulla a che fare con tutto questo, giusto? Certo, ragazza, tutto a che fare, tutto quello che avete. Il tuo mantello, il mio corpetto, i guanti, la spada e i tuoi stivali. Che facevano i tuoi stivali? Apparentemente mi fanno sempre andare a movement speed... a 30 feet e hanno saltare il doppio di quanto saltano normalmente. Figo. Però scusa un po', Martelli, non ci avevo mai pensato, ma fossi in terreno difficile vai comunque a 30 feet con quegli stivali, quindi. A quanto c'è scritto sì. Cioè, letteralmente allora se... sono utili. Base movement speed è sempre 30. Allora sì. Hai capito che stivaletto.
Io c'ho i guanti da rissa in locanda che tiro un pugno a uno, lo mando all'ospedale al paese accanto. Beh, adesso puoi anche usare lo stock usando la forza e un più 6 invece di quello schifo che avevi. Perché finezza, puoi usare sia forza che destrezza. È vero. E posso usare un sacco di armi in più. Scusa, Kitai già c'ha 18 a forza, vedi? Sì. Praticamente allora, con quelli tira tante di quelle bordate che muore la gente. Sì. Poi lo devo aggiustare le stat, quindi scusa, strength 18. Ma se li passi a lui invece che c'ha già tanta forza e tira ma più dei 18 lui non va, eh. Cioè questo è come il tuo shield, ti porta forza a tot punto. Esatto, se sì, gliela ti debuffa se sei più forte. Kitai potrebbe arrivare a 20. Cioè io tanto più di tanto a forza non ce lo metto. Allora ok, no, pensavo fosse andasse oltre, niente allora. Presumo vogliate tutto il quadro? Sì, se è possibile. Tutti i quadretti. Molto bene. Quindi ci avrei un più 6 sul dagger anziché un più 4. Beh, su tutto un più 6 adesso praticamente. Babba via. A parte il dagger offend. A parte che il dagger offend manco lo uso. In maniera sulla collina. Presumo l'abbiate esplorato per bene. Ho notizia che siete stati rinchiusi nelle celle. Non proprio per bene, ma ci siamo passati. Sareste passati nelle cripte, presumo. Sì. Gardal ne sa qualcosa, ci ha fatti permanere lì per un pochino. Molto bene. Bene, sappiate che il maniero apparteneva a una nobile famiglia di Silvery Moon, di Tressender. Silvery Moon, volete informazioni? Potete fare un history check, ma di per sé sapete che nel nord, se volete sapere qualcosa di più... Vediamo, history check. Io quanto c'ho? History 2. 20. 20, fantastico, ok. È una delle... Le chiamo colonie per il fatto che gli elfi nella Costa della Spada in tutto il Faerûn sono... diminuiscono col passare del tempo e sono comunque una vista rara a giorni d'oggi. Voi non avete anche a Neverwinter, non ve ne viene in mente neanche uno. La cosa più vicina che avete visto è Daran, che è un mezzelfo. E vivono a nord, sono vicini alla Mithral Hall, che è da dove vengono i genitori di Gardal. E sapete che c'è una ala con un 20, hai sentito parlare dei Cavalieri del Drago, c'è un ordine di cavalieri là. Il re pure, comunque tutto l'ordine, come si dice, tutta la... Bam! Terzo mese per Trive, bella Trive, grazie bella caro. Grazie. Il nostro super supporter Trive, grazie caro. Top player. Come ti dicevo, c'è un ordine di guerrieri, paladini che venivano chiamati paladini del drago perché seguivano un'antica divinità chiamata Bahamut. E nient'altro, sai che è inland, non è sulla costa assolutamente, oltre la cittadella di Mirabar, è ancora più a est, è ai bordi di una foresta, e è quello che capisci comunque. Nel frattempo questo tutto nella tua testa, come avevo detto. Riferisco un attimo agli altri, insomma gli spiego la faccenda, se non interrompo niente. Non interrompi niente, dice esattamente. Aldith Tressender, il figlio di Aldar, il drago bianco, non so se ne avete mai sentito parlare. Sì. Era il protettore di Fëanderlin, Lord Nashor, alla Gondor. Anni fa, resti in pace l'anima sua, decise di nominare Aldith come protettore della città. La spada che impugna il ragazzo adesso era un dono da parte dei nani della sala di Mithral al padre Aldar, che la passò al figlio quando partì 100 anni fa per Fëanderlin. Poco dopo il suo arrivo, i fabbri di Fandelver decisero di preparare per il ragazzo dei regali degni. E quei regali, non posso ancora crederci che li avete trovati tutti, ma sono gli oggetti che portate ora con voi. Il corpetto,
chiamato Dragon Guard, in grado di resistere al fuoco di un drago, i guanti che conferiscono grande forza al portatore, un mantello tessuto nello stile dei maestri tessitori dell'antico Tel Kessir, in grado di mimetizzarsi, e un ultimo regalo frutto dell'arte nanica, un anello che è stato chiuso nella sua bara, nella cripta. Chi ce l'ha di voi? Era il più uno armor? Non era niente, era un anello, no, che mi sembrava esatto. Sì. Infatti ti guarda Kitai, sì. Dice avete trovato pure quello. Come sapete, c'è stato questo attacco senza preavviso. Il giovane Aldith non ricevette mai questi regali, solo il freddo bacio dell'acciaio. L'anello, se il libro è attendibile, era capace di intrappolare anime. A quanto pare lo spirito del ragazzo e dei cavalieri che l'avevano accompagnato, che ora riposano in quelle cripte, è dentro la pietra di quell'anello. E a quanto pare gli artefatti che portate con voi sono la chiave per poter attivare i poteri dell'anello e riportare in vita il principe. Ovviamente sono passati tantissimi anni, non ho idea se la cosa possa ancora funzionare, ma è quello che c'è scritto qua, a quanto pare. Come vi ho detto, il rituale richiede un certo tipo di preparazione, sarei in grado di farlo nel caso voleste provare. Vi ripeto, non c'è più molto tempo, quindi direi che vieni con noi. Sì, questa sarebbe l'idea. Guardo gli altri per cercare approvazione. Sì, va bene, molto bene. Avrai bisogno solo dell'anello, quindi immagino. Come ho detto, gli altri oggetti sono la chiave. A quanto pare l'anello di per sé non da non, è, non ci si può interagire se non si hanno le chiavi per fare il rituale. Vi ripeto, è un rischio, non lo metto in dubbio, però ok, facciamolo. Molto bene. Avete detto, presumo, a tutti e Fendelin della mia identità? No, non tutti. Non è detto che le persone non sappiano, ma noi non abbiamo divulgato niente. Molto bene. È troppo specifico. Potrebbero sapere il mio nome, di sicuro non sanno qual è la mia faccia, quindi direi che posso... Ti chiameremo Trulli. Possiamo inventarci una storia, se non... Un po' rischia. proprio come Ga... E mi fermo, tipo... Faccio come un amico che conosco, che si nasconde sempre sotto falsa... con nomi falsi. Che nome preferiresti, mago? Oh, va bene qualsiasi nome, avete qualcosa... Io lo guardo e continuo a dire... Trulli. Penso che... Aramon può andare bene. Aramon. Va bene, Trulli, vieni con va noi. Va benissimo, Trulli. Aramon. Io continuo a chiamarlo Trulli, comunque. Digimon. Il nostro Trulli, amico Trulli. Digimon. Bene, potrei usare Aramon, il mio nome e dirgli ovviamente che non ero io Glastaff, ma visto che non sappiamo bene cosa sanno e cosa non sanno, preferisco questa storia. Gagillo, 3 mesi consecutivi pure Gagillo, bella Gagillo, grazie caro. Stasera siamo pochi, tra l'altro. Siamo pochi, di solito siamo di più. Questo è il lavoro, regà. Se lavora e se fatica, per la panza e per D&D. Petrulli. Esatto, Petrulli. Bene, Aribet, com'è?
tiro fuori il foglio come avevamo detto. No, non manco giocare col nome. Ok, Aramon, sappiate che in Vaeliano, Durmin, Vaeliano, Nindanal è pisello, in dispregiativo però, come per dire cazzone. Perché su Pillars 2 ci stanno tutte le parole in vaeliano, sono bellissime, c'è tipo aimico, che significa amico, è proprio italiano brutto, maccheronico, calco. Ho sentito che dicono merda proprio. Sì, sì, quando ti fanno, ah, what are you doing, aimico? È bellissimo, sembra Mario, capito? Mario, Luigi, what are we doing tonight with the spaghetti, of course. Non lascio mai spaghetto. Esatto, my spaghetti is cold, what happened? Ok, prima di partire dobbiamo solo prepararci una storia convincente, non vorrei cominciassero a far domande. Ok, va benissimo. E guardo il foglio. Aramon. Molto bene. La storia convincente sarebbe? Non ne ho idea, onestamente, se non che ero un vostro amico. Che sei, vi dico... Sei il cugino di Halloween. Sei venuto... Ottimo. È stato mandato dalle guardie reali di... No, è stato mandato da Coso, che era ritornato a Neverwinter. Esatto. Non possiamo permetterci di raccontare una cosa del genere, perché potrebbero esserci dei rinforzi che vengono da Neverwinter e non avremmo... E allora è tuo cugino, salterebbe, è stato mio padre, per parte che è troppo tempo che non tornai a casa. Sì. No, ma non che l'hanno mandato come rinforzi, semplicemente. Sì, gli dici magari che è tuo cugino... che è voluto partire da solo, non sono i rinforzi di Neverwinter, lui è voluto partire perché era occupato per la tua incolumità. Mm-hmm. Quello che ho appena detto. Un cugino di Waterdeep che è voluto venire con le sue guardie per venire ad aiutarci. Quindi Aramon Whitehorn sarebbe? Esatto, Aramon Whitehorn di Waterdeep. Ok, molto bene, sentite i ragazzi. Portalo bene il cognome, ragazzo, ragazzi. Sì, ci avrà una trentina d'anni abbondante. I ragazzi qui ovviamente staranno nel bosco vicino alla città. Molti hanno già visto le loro facce, nonostante vi posso garantire che erano quelli più tranquilli del gruppo. Preferisco che non si facciano vedere. E comunque una volta che è finita la battaglia, se ne usciamo vivi, cercheremo di sparire il prima possibile. Io lo guardo prima di andare, gli faccio, ma perché questo cambiamento? Esatto, perché prima... perché cambiare fazione? Alla fine se fossi con Black Spider e con i Kregmo e vincessi la battaglia, saresti comunque nella stessa situazione, no? C'è della verità nelle tue parole, ragazzo. Cosa vuoi che ti dica? Vuoi sentire tutta la storia? La verità è che sono un vigliacco. Sapete perché sono venuto qui? No, altrimenti non sì, te l'avremmo chiesto. Qui inteso originariamente. Ve l'aveva raccontato Sildar. Che lo sai che lo stava cercando. Merda, sì. Doveva reggere praticamente un corpo di polizia, praticamente sì. Una milizia locale. Dice, sono arrivato... Prima di poter arrivare, sono cominciate a arrivare lettere da Black Spider di minaccia a Kari. Sapeva bene chi ero e non ho avuto il coraggio di combatterlo. E ora pago per i miei errori, se può bastare. Immagino che siano forse necessarie delle condoglianze. Immagino, ma è interessante come fa le condoglianze. Esattamente, a lui che non conosce, però è il momento di Gardal. Allora, mi dispiace. Poi ne parliamo. Ne parliamo dopo. Gli fa esatto. Hai ancora il contratto in mano? No, gliel'ho dato a lui. No, a lui, dico Jarno. L'ha messo via. Peccato. Non mi ascolto, sto cazzone. Ricordati che ho cosa dei guanti fare? Che sono ci cupo i muri, Vuoi sapere cosa volevo fare? Per curiosità. Volevo far finta di congiurare tenendolo in mano, quindi tenendolo così praticamente,
prendo un attimo un foglio. Ti immagina, no? Tenevo così. Se c'è la nera tracolla. Volevo tenerlo così. Ci fa in cono per cerume. Ah no, ok. E poi dalle... Cioè, quindi immagina... Sembra questo mi si apre, ma immagina che sia chiuso. Dalle punta delle dita far uscire dei fulmini del blast e congiungerli alla parte sopra, quindi senza toccare il contratto. Il contratto rimane integro. Poi parlare con una bassa voce semidemoniaco in maniera tale da, da far finta di aver congiurato un patto sul contratto, che se lui prova a scappare e non ci aiuta o non fa nulla di buono per noi, il contratto sparisce. Se no, il contratto rimane. Però lui è un mago, io credo che... Esatto, ti ridevo con faccia, Glastaff. Questo sa più roba di te, sarà mago livello 27. Lui è mago, non è un demone. Guarda, Glastaff, perdonami, posso chiederti una cosa? Sei un mago? Anzi, perdonami, Aramon Whitehorn, cerchiamo di abituarci al nome che abbiamo deciso prima. Potrei far vedere un momento quello che ho firmato a Gardal? Fai un per io lascio le cuffie e me ne vado. Dopo che ha detto il mio nome un'altra volta. E indico proprio Gardal perché lo vuole, perché lo vuole a tutti i costi. Persuasion. Quindi Gardal è qui con voi? Sì, adesso vedrai anche di chi si tratta. 18 più 6, 24. Maledizione. Te la do. Ok, lo prendo. Vado, la porto davanti a Gardal. E faccio, tieni, Gardal. Non c'è. È scappato Durmin. No, è tornato. Allora, gliela do, gli faccio. Tieni, Gardal. E gli do in mano il coso. E dico, adesso fai i giochini che dicevamo con... Io non ce la posso fare. Per favore, congiura questo... Congiura il patto, per favore. Sì, ma lui lo voleva fare perché hai tradito tipo la cosa di amichette. Non saprei come congiura dire. Il cavolo, glielo do in mano, dico facci vedere i fulmini. Ce l'ha in guarda. Arno ti sta fissando. Io rido, io sto proprio ridendo a crepapelle. Con un what the fuck face. Infatti è crashato persino Fix. Guardo Yarno e gli dico, Yarno, non ti preoccupare, adesso, anzi, perdonami, cugino, lontano cugino Aramon, adesso avrai modo di vedere. Rifai quello che volevi fare. Hai presente quando ti passa la voglia e fai, lasciamo perdere, glielo ripasso, faccio guarda. Cioè, quella mano proprio... Tipo... Dice, lo riprende. Mano sulla fronte e la disperazione. Sì. What a strange person. Adesso lo rimette via. Che, cioè, non è bastato il fatto che ci ha cercato di sabotare spallucce. Più di una volta. Devi sabotarci ancora. Faccio spallucce proprio. Non ce la fa a non sabotarci. Volevi fare i fulminazzi. Io cose, ancora non eccetera. Ho capito da che parte sta per bene. Quindi tu immagina adesso se Yarno si deve in mezzo alla piazza al posto di aiutarci a congiurare il fantasma dell'elfo, apre un portale breccia per far entrare gli orchi da dentro il villaggio da fuori. Ah, questo potrebbe tranquillamente darsi. Per cui giustamente fottiamoci di creare cercare un modo di salvaguardarci. Bisogna sempre dare la seconda chance. Eh sì, tanto già una volta ci hanno messo della merda scappato. Già... Vabbè, lasciamo perdere. Io spero che il Super Saiyan muoia per questo motivo nella campagna a un certo punto e tocca resuscitarlo. Tutto questo lo non succederà. Spero. Yarno, comunque, o cugino Aramon, sappi che questa è la seconda chance che ti diamo. Giocatela bene. Ok. Quindi, ma... A parte che non state usando My Insight,
che è un'abilità che Di capire. Vabbè, ok, possiamo farlo un insight per cercare lo di faccio capire. Fare sì a uno di voi con vantaggio, cioè non con vantaggio, neanche con vantaggio lo fai quindi. Lo faccio io allora, che oggi mi sta di bene costo dato arancione. Cerco di parlare 18 come... più 2 20 boy, c'ho il 20 facile oggi. Ti dico, nella voce, il modo in cui l'hai sentito parlare, il modo in cui sembra abbastanza in conflitto con se stesso, ma determinato, anche se non c'è molta felicità nel modo in cui vi ha parlato. Vabbè, insomma, in conflitto ma onesto. Come tu, zio Gardal. Cioè, è morto? No, quell'altro. Onesto come tu zio quell'altro. Cioè, tipo sta infilando il coltello della casa. Lui se la sola e se la canta, no? Tutti cagate. Ma provate a dare una coltellata a quel balordo, porco due. Tutto. Lui è tipo il bambino che ti caga sul bancone e poi punta all'altro che si sta tagliando le unghie. Ma in tutto questo poi che fine ha fatto tuo padre? Accanto a te, no? Che fine ha fatto papà Gardal? Si tagliano le unghie, bimbo, ma tutti a cagare sul bancone. In tutto questo papà Gardal non si sa che fine ha fatto. Gardal. Qualcuno che potrebbe saperne più di voi? Jarno, sai qualcosa di Papa Gardal? Papa Gardal? What? Del padre di Gardal. Di Gundrem. Sì. So qualcosa. È vivo. Sai ancora. Se è vivo, sai dove si trova, sai qualcosa a riguardo. Ho perso tutti i contatti da quando avete assaltato il maniero. Allora direi che possiamo anche andare. Quindi subito dopo che sei scappato non sei tornato a riferire cose? No, siamo scappati nei boschi, ci siamo rifugiati qua con un altro gruppo. Ovviamente si è diviso da noi, quelli che hanno causato la morte del falegname. E abbiamo deciso il da farsi e ora siamo qua. Bene, incamminiamoci verso Phandalin. Molto bene. Da questa parte cosa c'è comunque? Vuoi andare a vedere? Sì. Ok. Cominci a camminare senza dire niente. Lord Whitehorn. Sì, si sente il rimbombo. Sì, volevo vedere cosa c'era da questa parte. Parte. Perché tutti quando parlano con lui hanno un'aria preoccupatissima. Esattamente. Cosa c'è da questa parte? Sbatto sono tipo un bambino. Sto lì che sbatto sui muri perché non vedo niente. Cosa c'è da questa parte della cosa? Non c'è niente, torna indietro. Bene, sto arrivando. Per cortesia, torni indietro. E vado in direzione degli altri. Ok. Il mio insight vale per capire se non c'è niente o c'è qualcosa. Senta, Jarno, ce l'ha una monetina per questo signore. Altrimenti non è contento. Ti passa una moneta di copper. Grazie papà. E cosa ci vuoi fare? Io ho la moneta di copper. No, non l'ha passata a Kitai. Ah, ok. Pensavo, dico, pensavo l'avessi dato a lui. Gliela lancio proprio così. Ma no, era meglio se gliela mettevi in terra e gliela facevi trovare. Che cazzo era sta cosa? Could you read whatever, what's happening? Era il robot di Windows 10 che pure lui very confuso. Good. Che non capisce cosa stai dicendo. Mario. Quindi mi hanno... Non ho capito, Kitai ha preso questa monetina e me la sta lanciando. Ah, ma è moneta di copper in mano. E la sto usando come esca per farti... Ah, io mi piego in avanti, proprio... Vado verso la monetina. Molto bene. Allora, si gira verso gli altri, dice... Aspettate nel bosco, a sud di... Tresender. Qual è la situazione nella cantina, nelle cripte dove stavamo? Sono completamente libere, abbiamo organizzato la difesa, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 o 6 gruppi
credo sei gruppi che abbiamo organizzato tra nani, umani, anche un nostro amico Bugbear. Siamo piuttosto ben organizzati. Sì, sto parlando del maniero, è accessibile sempre. Il maniero è accessibile solamente da sopra. Ok. Dall'entrata superiore. L'entrata inferiore è stata fatta crollare per far sì che le famiglie si possano rifugiare lì in caso di necessità. Questa è un'informazione importante. Si gira verso gli altri ragazzi, aspettate nel bosco. Avete qualche idea riguardante quando l'attacco potrebbe avvenire? Penso che abbiamo circa 24 ore, sempre che i giorni valgano 24 ore, immagino, sì, circa 24 ore di tempo. I giorni valgono sempre 24 ore, Lord Whitehorn. Ottimo. Bene, aspettate nel bosco per i segnali. Possiamo partire. E da... se uscite, lo vedete andare verso est, dice, ho una cavalcatura. Posso andarla a prendere? Sì, perché no? Molto bene. E lo vedete sparire a est, inizia una boscaglia, come avevo detto, dopo non molto. Uh-huh. E sì, ritorna con un cavallo, un palomino. Bello, palomino. E potete tornare a Phandalin, se volete. Torniamo a Phandalin, se vogliamo. Andiamo a Phandalin, vogliamo questa battaglia. Esatto. Dai che siamo cominciate carichi. A cavalcare nella direzione opposta e il cielo, vi ripeto, di nuovo grigio, proprio nuvole piene d'acqua, e arrivate nella zona di a sud-ovest di Phandalin, ci sono di nuovo due guardie sulla strada dove è stata piazzata la trincea. Ovviamente siete dal lato opposto. Sentite di nuovo suonare il corno, urlare, e arrivati davanti ci sono di nuovo due soldati con chainmail in faccia, col coif che li copre tutto. E bene, siete tornati, vi aspettano alla locanda. E in questo modo vi dico, ci avete messo ancora un paio d'ore, siete un'ora, due prima del crepuscolo praticamente. Si sta cominciando a fare tardi, vi dico, c'era un vento anche prima, il vento si sta alzando, cominciate a vedere proprio l'erba che ondeggia giù dalla collina mossa dal vento. Dannazione. E vi recate nella si stanno ancora allenando, vedete la stessa scena che adesso ovviamente noi li abbiamo spostati per metterli pronti per l'attacco, ma stessa scena. E vi conducono fino alla piazza, fanno un inchino e tornano da dove eravate arrivati. I due dobbiamo soldati. Andare alla locanda a parlare noi, giusto? Esattamente. Andiamo alla locanda. Secondo solo, dove... Entrate nella locanda, aprite la porta e dentro ci sono tutti. C'è Toblen, c'è Darren, Lainin. Sentite, comunque in cucina vedete un paio di persone, c'è la moglie di Toblen che sta cucinando qualcosa per tutti, e ci sono delle donne che stanno aiutando, vanno avanti e indietro col cibo. E Darren si gira, vi ha seguito fino adesso Jarno, ma attende a entrare, la soglia della porta si ferma un attimo. C'è qualcuno che lo riconosce? Non ha visto nessuno, non sembra voler proprio entrare finché non potete. Gli faccio un gesto, un cenno con la testa, come per dire: no, sì, vieni. Ok, si fa avanti. Ovviamente adesso non ha più bastone, ma è chiaro perché c'è la garda. E entrate, sono tutti attorno a quel tavolo. Stanno discutendo. Sentite subito, stanno parlando di ronde con Toblen. E vedete Darren che si gira sempre in armatura bianca quasi come il latte, lungo mantello, vi guarda e dice: bene, chi è il gentiluomo? Il nuovo gentiluomo, vorresti dire?
Il nuovo gentiluomo è Aramon Whitehorn, se posso introdurlo, un mio lontano cugino di Waterdeep, venuto in nostro aiuto dopo aver ricevuto i miei messaggi di aiuto che ho spedito in a tutte le mie conoscenze. È stato il primo ad arrivare, non potrebbe non essere l'ultimo, speriamo. Da Waterdeep dici? Sì. Tanto mi fai un deception check. Deception, c'ho 11, posso anche non rollare praticamente. 28. Bene, sei venuto, gli dice, si rivolge verso lui. Sei venuto da solo? Lo vedete, ha il cappuccio in testa da questo punto di Arno, e tiene la testa giù. E ci mette un attimo, alza un pelo la testa e dice: sì, non abbiamo fatto in tempo a radunare altre truppe, sono voluto partire subito, avevo informazioni riguardanti la zona, studio le arti arcane, credo di poter aiutare qua. E Daran vi guarda e dice: bene, grazie per essere qui allora, Aramon. Sei arrivato nel peggiore dei momenti, devo ammettere, ma grazie per essere venuto ciononostante. Cos'è questa cosa nel quale dici che puoi aiutare la città? E dice, si schiarisce la gola e comincia a parlare di quello che vi ha appena detto. Vi mettete tutti nel frattempo attorno al tavolo, Kitaia ti metti di fianco, c'è Toblen anche in piedi, e mentre lui sta discutendo senti Toblen che ti sussurra: ehi Kitai, vuoi dello stufato? Ma perché no? Arriva subito. Anch'io voglio lo stufato. Aspetto qui. Aspetta qui, vado a prendere. Sì, vi lascio un attimo mentre ve ne andate, il solito stufato che ha fatto da quando siete arrivati. Cameriera, che fine ha fatto? Sentivo profumo. E non l'hai ancora vista, effettivamente. Puoi chiedere. Sì, chiedo a Toblen che fine ha fatto. Era la figlia, giusto? No. Okay. Come era... si chiamava? Ce l'ho qua. E dov'è Lainin anche? È lì con voi, Lainin. Lainin c'ha. Sì. Ma mi sta seduta vicino? Mi sta ascoltando Iarno adesso. Dimmi che non stai per far fargli il culo. Allungo le mani. Allungo le manine. Perché non la trovo? C'era una lista. Scusate. Dove cavolo è? Scusate, lo Stone Hill, vero? Eccolo qua. Eccolo qui. Allora, Trailina è la moglie di Toblen. Sì. E Elsa si chiamava. Elsa, esatto. E chiedi dov'è? Sì, che fine ha fatto Elsa? È al maniero, sta cucinando per i ragazzi, per le donne. E allunghi le mani veramente verso Lainin? Se c'ho Lainin vicino, sì. Puoi girare attorno a sto tavolone. Sì, mi vado a sedere vicino al Lainin. Non siete seduti, siete tutti in piedi. Ok, mi vado a mettere vicino al Lainin. Dietro. Esatto. Fai il thrust. Pacca sul culo. E gli faccio sentire chi comanda. Le do una pacca sul culo e proprio si sente da lontano. Oh, bella, fatta giusta, l'ho fatta giusta. Non è quella con lo schiocco che tipo si girano tutti, però giustina, che le sente la presenza della mano. Se vuoi ti faccio un check di forza con 18 forza, tu. No, gli tiri la pacca. Voglio vedere lo schiaffo che gli arriva in ritorno. Quanto c'hai di armor class? 18. C'ho 18. Lo sapevo. Sì, senza neanche guardarti vedi volare uno schiaffo. E non è forte, ma neanche uno schiaffo ti prende per la faccia, così ti spinge indietro, ma è quasi amichevolmente, del tipo sei un cazzone.
del team. E quando tiri lo schiaffo con i guanti non riesci a controllarlo bene, ovviamente si sente un bel ciaff, si fermano un attimo tutti e si girano verso di voi e lei gira gli occhi, li guarda tutti, fa segno dai, e continuate. È vero, gli ha dato una pacca col guanto, quindi gli ha fatto una pacca. Lei tipo di l'ha ucciso, gli ha rotto un'anca, vedi che tipo si è cagato in due così. Quando mi clicchi nei giochi di Logando, lo schiaffo sul sedere a prolasso in 0-1 praticamente. Cioè, è successo un delirio, lo sapete, è caduto dal seggiolone da piccolo, ha battuto la testa. Non ci si può fare niente. E come vi aveva già spiegato, spiega tutto, aggiunge ancora altri dettagli, dice proprio che la possibilità con questo rituale sarebbe quello proprio di riportarli in vita. Ovviamente non nel libro non discute il fatto che potrebbero passare tutti gli anni che sono passati. E finito, Daran apre le braccia sul tavolo, aveva la testa giù, i capelli grigi che gli sono andati tutti in faccia, proprio pensava, vedevate che rifletteva quello che stava dicendo, e dice: non lo so ragazzi, mi suona quasi come necromanzia questa, cosa ne pensate voi? Scusate, io ho laggato, sono rimasto alla pacca e dopo quello non ho più. Daran capisce l'elfico? Non lo sai? Io certo che lo so, io so elfico e umano. Non sai se Daran capisce, prova a dire qualcosa in elfico. Sì, gli vado vicino all'orecchio e gli dico come dicono da noi. Sai l'elfico? Sì, so elfico umano, non ti ricordi quando avevamo fatto il PG? Buono, vabbè. L'ho fatto appositamente perché come allineamento ho true sexy, quindi l'elfico è importante per ammaliare. Sono un trutard, quindi esatto. Imparo anche l'elfico. Gli dico nell'orecchio a Daran, gli dico: in tempo di carestia ogni buco è una galleria. In elfico? Esatto. In elfico, ok. Per fargli capire che con la situazione che ci abbiamo bisogna aggrapparsi a tutto. Si gira verso di te, sorriso. Anche lui tipo fa uno sguardo, sorride e dice: wow, questo è proprio il momento di dire robe del genere, lo sguardo. E ti dice: se il buco ha denti affilati, ti puoi ritrovare in un attimo col cazzo mozzato. Ok. In elfico, non so chi lo capisce. Cosa sta... Inizia a ridere. E poi in comune gli dico: quante opzioni abbiamo? Poche. Ti dirò, avevo sentito parlare della cosa, ma è sempre stata una sorta di leggenda. Non so, vi lascio decidere a voi a questo punto. Avete deciso tutto, ci avete salvato più e più volte. Possiamo provare. Se ve la sentite. Sì. Per il momento, se nessuno ha delle obiezioni, il nostro gruppo ha già trovato il suo accordo a riguardo di questa pratica. Chiamiamola. Volete pratica. Farlo? Sì. Un attimo, quali potrebbero essere perché le cose che potrebbero andare storte? Ecco, sì, in effetti è vero pure questo, chissà. Che lingue sai, Ash? Te lo dico subito. Lei sapeva demonico e common, mi pare. Demoniaco. So. Demonico. Dov'è che l'avevamo messo? E il furry. No, ma saprei tabaxi, tipo, infatti. No, c'avevo il tabaxi e il demonico, mi pare. Dove l'avevamo scritto? Sotto cara. Character sheet dice... in basso a sinistra. Proficiencies. Le mie più profonde scuse, signor Sir Aramond, avrei bisogno di parlare con i ragazzi un secondo, se è possibile. Comunque sì, mi pare che fosse demonico, una roba del genere. Dice, demoniaco, guarda, te lo dico, me lo ricordo io. Assolutamente. Esco un attimo. Esce dalla locanda.
La porta si apre, si richiude. Pum. Non lo so, ragazzi. Non ho idea di cosa potrebbe fare questo rituale. Avete mai sentito parlare di la creazione di Lich, per esempio? La sto mettendo pure la cosa più... la peggior cosa che potrebbe capitare, ma... il principe Aldith è venuto a mancare molto tempo fa ed è stata una morte, da quello che ho capito, estremamente crudele. È stato un attacco a sorpresa e tutto. E non lo so, potrebbe essere una menzogna, potrebbe essere la verità, e i Cavalieri del Drago potrebbero veramente risvegliarsi dal sonno eterno. Non lo sappiamo, e questo è il mio punto. Daran, lui giusto si chiama? Daran? Daran con un R. Vedi, Daran, il fatto è che... trovo sia giusto dare una seconda chance a tutti quanti. Mio cugino ha avuto una storia difficile. E questo è ricordato come me. Il suo momento di mettersi in gioco nuovamente. Abbiamo battuto la testa insieme. Aspetta, l'ho ritrovato. Cosa? Un attimo. Di provare io il tra suo l'altro, valore. Io capisco anche l'elfico. Ah. Io ho l'elfico e la Bissal, che sarebbe la lingua infernale, perché ha preso, esatto, c'ha il tabaxi, è il comune, c'ho anche il tabaxi, oh, la madonna, quanta roba. Comunque è il momento in cui è un momento della sua vita nel quale si sta giocando la sua seconda chance e vuole aiutare per poter ricominciare da capo. Stai parlando, sentite la porta sbattere, pum, aperta, vedete una silhouette, una persona respirare in maniera affannata. Li abbiamo visti in movimento. Siamo riusciti a scappare per un attimo. Dannazione. Sono almeno 5 volte i nostri numeri, sir. E lo riconoscete, beh, dopo vi si aggiustate lo sguardo su di lui. Ed è uno dei due ragazzi che aiutava il Barton, non so se vi ricordo, ma è quello a cui avete portato le provviste all'inizio, che dovevate portargli. Lo guardo, gli dico: chiama tutti quanti che si radunino in piazza e che siano pronti. Subito, sir. E Daran lo ferma: aspetta, quanto hai detto che sono? Cosa hai visto? Ho visto, non ci sono solo goblin e orchi, ho visto altre creature nei loro ranghi e si stavano avvicinando, ho sentito il terreno vibrare, allora sono scappato più veloce che potevo, Sir Daran, non lo so, ma sono troppi, non so se quante ne abbiamo scroll contati, di fireball abbiamo? Ne abbiamo contati almeno un centinaio. Wow. Daran dice: va bene, vai a partire, di a tutti di radunarsi. E faccio anche cenno ad Aramon, di sempre con la testa, di andare a fare quello che deve fare. Aramon è fuori, lo richiami dentro? No, vabbè, usciamo, andiamo in piazza. Uscite in piazza? Sì, usciamo. Quando usciamo, se sta fuori, metto la mano sulla spalla a Jarno e gli dico: cugino, è ora che tu inizi a fare quello per cui sei venuto qui. Ok, e comincia a avviarsi verso il manor a est. E Daran lo fissa, ferma. Ehi, fermo. Scusate i miei modi, ma preferirei ci fosse gente quando il rituale avviene, se è possibile, non... vorrei che più gente possibile potesse presidiare la cosa. Sai com'è. In elfico ti dice: per sicurezza. Quindi ho capito tutto, comunque, quello che hanno detto loro. Sì, stai capendo. Sempre in elfico gli dico: quindi vorresti che tante persone vedano un rituale necromantico? Ragazzo,
se la cosa funziona, considerando anche quello che può andare storto, esattamente, se la cosa funziona, far vedere a questi guerrieri il ritorno del loro principe potrebbe aiutare non poco, non solo nella battaglia ma nel morale. Beh, se la cosa va storta, siamo morti comunque, almeno siamo lì e non dobbiamo preoccuparci di una minaccia anche da... Va bene, Daran, il maniero, va bene, mi hai convinto, quindi lo faremo in piazza. O famo strano, o famo in piazza. Yarno dice no, bisognerebbe portare i corpi in piazza. Si può arrangiare, ma ci vorrebbe un po' di tempo. Vuoi... Perché erano... ve l'aveva già spiegato lui, ma sono quei... Vi ricordate che c'erano delle bare? Delle, sì, di pietra, dei... Sì. Erano lì. E dice spostarli non è forse l'idea più saggia. Quindi o lo faranno lì giù, o se lo dobbiamo spostare avremo bisogno dell'aiuto di Grok. Aiuto di un bel po' di più di persone di Grok, ci potrebbe voler tempo. Ragazzo! Urla ragazzo che sta facendo arrivare tutti, sta facendo radunare tutti. A quanto sono da qua? Non lo so, a qualche ora di marcia, non ho idea a che velocità riescano a viaggiare. Va bene. Abbiamo qualche ora. Non lo so. Ah, maledizione, si sta anche facendo buio. E guarda in alto, vede il cielo coperto di nuvole. Non lo so, decidete voi, secondo me se volete tentare sta cosa, andiamo tutti là. Sì. Molto bene. Se è una cosa veloce, sì, lo facciamo subito, tutti insieme andiamo lì e lo facciamo. È un rituale, converrebbe informare tutti di quello che sta per succedere, se... Bene. Vabbè, abbiamo radunato tutti quanti in piazza, quindi... Sì, ci sono, ma in realtà erano già molti in piazza. Uh-huh. Ne vedete due o tre arrivare dalle vie laterali e stanno parlando tutti tra di loro, sono... Comunque non Salvo c'è una bella sul aria. Palchettino, mi faccio vedere. Sì. E innanzitutto spiego la faccenda del rituale, quindi inizio dicendo... signori, per favore, momento di attenzione. Silenzio. Faremo... Innanzitutto vi avverto che faremo un rituale particolare. Non vi mentirò, cercheremo di far rinascere dalle sue spoglie il vostro protettore. Aldin, giusto, si chiamava? Aldith. Il falco nero. Il falco nero, che ci aiuterà a proteggere la città. Come... Appena lo dici cominciano tutti a parlare tra di loro, eccitati. Capisci subito che il nome è conosciuto in città. Ok. Il come è qualcosa che non vi interessa, non credo che vogliate sapere, ma abbiamo la possibilità di farlo e faremo tutto quello che è possibile e necessario per riuscire a difendere la città. E la rinascita di Aldith è qualcosa che potrebbe aiutarci enormemente. Quindi vi chiedo di avvicinarvi tutti quanti al palco, per favore, e di fare silenzio per qualche minuto. Mm-hmm. Sì, vedi Daran di fianco che fa cenno a tutti. Estraggo un foglio. Sì. La mia risma di fogli. Prendo. Figli di Phandalin, io sono William Wallace. Scusa, cambio foglio, prendo. Sbagliato foglio, per favore, un momento. Fratelli e sorelle di Phandalin, sono qui per comunicarvi che l'attesa volge al termine. Seppur con poco preavviso, ognuno di voi ha dimostrato il suo coraggio nella scelta di rimanere qui, per dimostrare il proprio valore in battaglia, perché tutti voi avete fatto una scelta, voi avete compreso il significato di essa, voi che sapete che le battaglie non si vincono fuggendo. Per questo siete rimasti qui. Che la tranquillità
apparente del pericolo scampato è presto sopraffatta dall'angoscia per aver abbandonato le anime al loro destino infausto, e guardo i nani che se ne stavano andando, belli negli occhi. 100 anni fa Phandalin veniva attaccata e saccheggiata da barbarici invasori. Gli artefatti del re del nord, e alzo le mani e faccio vedere il corpetto anche, del re del nord, che in quell'occasione avrebbero potuto fare la differenza, non furono mai consegnati a Talbit. Sono stati oggi ritrovati e il loro potere sarà di importanza vitale per la riuscita della nostra strategia. Sarò onesto con voi, come lo sono stato poco fa e sempre prima d'oggi. La guerra è crudele, non fa favoritismi, porta via in egual misura da entrambi gli schieramenti. Dovremo dimostrare a noi stessi e ai nostri avversari quanto amiamo Phandalin e la nostra terra, i nostri bambini, le nostre mogli, e mostreremo loro che siamo disposti a farlo, non solo per un giorno, ma per settimane, mesi e, se necessario, anni, senza l'aiuto di nessuno. Cercheranno di terrorizzarci, attaccheranno senza sosta, ma non troveranno la Phandalin di 100 anni fa ad attenderli. Noi non indietreggeremo, noi non avremo paura, noi siamo qui riuniti per lasciare un segno, per dimostrare a chi tra 100 anni si troverà nella stessa situazione, che uniti possiamo fronteggiare qualsiasi minaccia e che Phandalin non si arrenderà mai. E mi fermo un attimo. Immagino che la gente sia un po' fomentata, spero. Sì, sì. Stai cominciando a sentire urla, sì. Alzo il corno, lo levo dalla cosa, e al suono di questo corno, col corno bello alzato in mano, la mano sinistra, siete pronti, fratelli e sorelle, che possano le vostre mani essere ferme e precise, le vostre menti libere da pensieri superflui e i vostri cuori uniti. Che questa notte serva da lezione a chi verrà dopo di noi, affinché rispettino il nostro sacrificio e che nessuno dimentichi mai i guardiani che hanno difeso la libertà. Alzo il corno, tengo il corno alzato, alzo pure la spada per Phandalin! Lo fai suonare, senti la folla eruttare, spade che si alzano in cielo, tutti per Phandalin! 92 minuti di applausi. 92. Adesso l'hai detto in elfico, non ha capito un cazzo nessuno. Ti sei dimenticato? Sì, sì. Fai un controllo di quando hai detto tutto il discorso in elfico. I nani rimangono in pubblico. Contento. I nani sono molto incazzati, c'ho visto quanto cuore, non i nani se ne stanno andando discorso, via. Perdi metà delle truppe. Meno 5 costituzioni. No, lei ispirate le truppe, assolutamente, cioè esultano. C'è la tua compagnia dietro che è critica, ovviamente, ma intanto senti esultare davanti, sono tutti fomentatissimi. Pensiamo che io mi scaccolo, tipo, oh, sì, vabbè. Sì, sì, senti urla da tutte le parti e sembrano essere pronti. Cosa volete fare? Andiamo a vedere come va sto rituale. Ok. Daran sta un attimo sul palco. E dice... guardo il ragazzino, gli dico: vienici a chiamare istantaneamente. Dice... se li vedi avvicinarsi. Sì. Va bene, sir, farò del mio meglio. Sentite Daran dire: signori, adesso tenteremo il rituale. Speriamo vada tutto bene. Se volete seguirci, dobbiamo recarci nelle cripte sotto il maniero, dove si trovano. Arrivo subito. Le. Sacrifichiamo tutti i bambini, tutte le donne, i corpi dei cavalieri del drago. Seguiteci! E senti la folla che comincia a eruttare e partite. Davanti ci siete voi con Daran e Jarno. Vedo il culo di Fix. Fix pensavo fosse soltanto un mezzo buffo. E folla dietro, vedete umani, nani ancora con asce sfoderate in mano che esultano. E sentite urla di battaglia in nanico, e al che vi recate, state creando proprio una sorta di processione, sembrate una warband, siete tutti insieme che vi muovete verso Tresender e arrivate in cima. Daran vi fa cenno, apre l'entrata della botola, vi fa segno di passare e scendetevi, arrivate
nella cripta senza problemi. Hanno messo delle tavole su quella che era una trappola prima e vi ritrovate nella stanza. C'è sempre quel freddo nella cripta, quasi naturale, e ci sono ancora le cripte semiaperte come le avevate lasciate e c'è silenzio. Ovviamente ci sono tutti ammassati dentro. Appena entrati nella stanza si forma uno strano silenzio e vi guardano tutti e aspettano. Cos'è questo? Nope. Scusate. Qua. Dove ci troviamo? Siete nella cripta al momento. Ah, ok, non... Ah, se volete ve la faccio vedere. No, vabbè, è uguale, tanto la conosciamo ormai. E... Nope, che non parti. Ah, ok. Sentite qualcosa voi? No. A parte tipo tu che picchietti sul mic, no. Non sto picchiettando sul mic. Perfetto. Sento i rumori che non esistono, allora. È pazzo, raga, è pazzo. Esatto. C'è un po' di spazio tra voi e la tomba di pietra che si trova nel punto ovest della stanza. Non so se vi ricordate, mi avevo detto che questa stanza è a murali intagliati nel muro. Mm-hmm. Vedete degli alberi e Jarno, lo vedete, è visibilmente nervoso, al libro sotto braccio e aspetta la vostra parola. Gli faccio semplicemente un cenno con la testa. Mm-hmm. D'approvazione, come per dire vai avanti. Ok, si passa la mano davanti alla fronte e dice: se mi servono tutti gli artefatti devono essere posizionati sopra il corpo. Bene. Mi levo il martello. Ok. Io mi levo tutto. Tutti gli artefatti. Rimane nudo di nuovo. No, adesso c'ho la casacchina, me l'ero fatta dare dalla Inin. Fate tutto? Sì. Ok, io... benissimo. Allora, li arrangia praticamente, il corpetto lo lascia aperto in maniera che solo la parte superiore sia appoggiata sul corpo di quello che ormai è uno scheletro, essenzialmente. Mm-hmm. La spada ha le mani incrociate, gli mette le mani, la spada come se fosse impugnata, i guanti, il mantello vicino, non glielo mette addosso. E poi si gira verso Kitai e ti porge la mano e dice: mi serve l'anello. Sì, l'anello, estraggo dalla mia tasca l'anello e glielo do. Benissimo. E il rituale comincia. Si posiziona in centro della stanza, chiede di fare un po' di spazio e tira fuori del gesso in terra e comincia a tracciare delle rune in terra, crea un circolo essenzialmente e comincia a invocare in parole arcane che non riuscite a riconoscere mentre disegna con questo gessetto in terra, e vedete piano piano che il colore bianco del gesso sembra quasi ogni tanto brillare. È molto molto strano quello che sta succedendo, non capite bene. Finisce di costruire il cerchio, posiziona l'anello al centro e si mette in ginocchio davanti, estrae il libro dalla tracolla, lo mette in terra e comincia a invocare. Cominciate a sentire le parole uscire dalla sua bocca, piano piano cominciano a riecheggiare nella stanza. È strano, cominciate a sentire quasi degli eco. E dopo un momento di silenzio vedete l'anello brillare per un secondo, la pietra bianca dell'anello brillare, e l'anello si solleva da terra e comincia a muoversi verso la tomba. Lui comincia a invocare, continua, si alza in piedi, si mette davanti all'anello che sta cominciando a emettere molta luce adesso, non è ancora accecante ma si sta chiaramente intensificando. Tira fuori qualcos'altro dalla tracolla e con un ultimo sforzo la luce comincia a diventare fastidiosa, sembra avere un bastoncino in mano di qualcosa, non riuscite a capire. Da... Oh!
una botta sull'anello e la luce inonda completamente la stanza. Vi dovete mettere le mani davanti agli occhi per non rimanere accecati. Chiari da sole. La luce svanisce e c'è silenzio nella stanza. È tutto a prima vista, vedete dietro di voi tutti quelli che erano nella stanza, vi dico, c'è parecchia gente ammassata a lati nord e lati sud. Si guardano confusi. Vabbè, non tanto. Mi ricordo, è una stanza abbastanza piccina, quella con le quattro cripte. Cioè, è una ventina tra voi e le calcola che sono molto ammassati. C'è gente anche nel corridoio. 10-15 persone, insomma, non di più. Anche di più, perché poi ci sono molti che sono infilati nel corridoio a nord. Ah, ok. Perché vi hanno seguito proprio tutti e hanno fatto il possibile per vedere cosa stava succedendo. Erano tutti chiaramente molto curiosi. E niente, c'è Jarno che si è tirato indietro ovviamente dal blast di luce, ma non sono tutti che cominciano a guardarsi, che cominciano a passare tempo, siete tutti in silenzio. Jarno dove sta guardando? Verso il coffin, la bara di legno, di pietra. Okay. La vedi che è abbastanza confuso, c'ha la bocca semiaperta. Mi vede se o sto dietro di lui? Siete tutti attorno a lui. C'è Daran, c'è Toblen. Guardo Jarno con fare di tipo... Quindi? Non lo so. Dovrebbe aver funzionato. Non ho idea. Ok, forse dobbiamo... Possiamo in qualche modo ispettare se nelle spoglie c'è un qualcosa di magico, un segno, qualsiasi cosa. Se vuoi andare a vedere dentro la bara, credo puoi. Di aver capito, dannazione. Io inizio a prendo un foglio, inizio tipo a scrivere, a fare cose in un angolino e sto cercando di sì? di capire. E mi metto le mani nella parte inferiore del tumulo. Esatto. Guardando dentro. Ti faccio? Sì. Ok. La moneta. La moneta? No, la moneta. Non noti niente di diverso. Guardo lo scheletro che è stato rivestito e provo a dire Ille Farn. Niente, aspetti, passano 10 secondi. Succede un cazzo. 15. Senti una voce dietro di te. Non ha funzionato. Che flop. Ille Farn però poteva funzionare. Senti... un'altra voce, di nuovo Nanica. Ha detto che sono troppi, ragazzo, come facciamo? Non ci sono neanche 50 di noi. Senti un'altra voce. Forse possiamo scappare verso le montagne ancora. Siamo rimasti qui per combattere, signori. Mentre stai parlando... Vedi un fascio di luce di nuovo da dietro di te, meno intenso questa volta. Ti volti di nuovo a guardare e il corpo è sempre uguale, ma vedi la spada. C'è qualcosa al centro dell'elsa che non avevate notato prima. Bello, mi avvicino e guardo. Vedi un rosso diamante che era prima sembrava essere mimetizzato nell'elsa stessa. Che brilla di una luce bianca. Ok, possiamo fare un check per capire di che si tratta? O ce lo dice il nostro... Mentre lo fissi si cominciano a avvicinarsi tutti i tuoi compagni, Jarno, Daran, e dice... Li senti tutti dire... sono tutti confusi, ma cosa è successo? Non capisco. Vuoi fare un check di Arcana? Sì. Vabbè, che in realtà il check di Arcana Sgama comunque lo sente la magia, la sente la magia perché c'è... E tanto nel frattempo senti molti che se ne stanno, si stanno ritirando, ormai.
Senza, senti questi discorsi che ti dicevo, cominciano a sentire dire del sono troppi, il ragazzo come te deve aver già riferito, perché senti molti dire non è possibile, non possiamo farcela, non, non c'è modo di voglio di capire vincere. Di che si tratta prima che inizino a andarsene tutti quanti. Sì, ti faccio un arcana check. Sì, prego. Ok, innanzitutto lo lancio, mi sa che tanto c'ho un più 2 arcana, no, più 3, 14, 15, 16, 17. 17 hai fatto? Bene, sì, 14 e 3. L'arma, capisci, c'è qualche nuovo tipo di energia, questo ti è chiaro immediatamente. Mm-hmm. Cosa sia successo è difficile da dire su due piedi. Ok. E ti poggia una mano sulla spalla d'Aran, è lì che sta guardando, non l'avevi notato, non l'avete notato nessuno, siete tutti focalizzati sul... su quello che sta succedendo. Guardi per un attimo con la coda dell'occhio e noti che ha un sorriso sulla sullo sul volto, come se pensavo ce l'avesse su una mano il sorriso, guarda, sulla mano che mi ha appoggiato sulla spalla, mi ha appoggiato un sorriso sulla spalla, ha un sorriso sul femore. Esatto. Ti dice: è nella spada. Niente. Che senso nella spada? Giro la spada in mano e quindi la luce ti dice: il principe è andato nella spada. Come facciamo a spiegare a questa gente che il principe è nella spada, Daran? La, un attimo, lo vedi che sta un attimo cercando di realizzare cosa sta succedendo. Dice: ma certo, non hai capito, è ovvio, ha deciso di andare nella spada. E ride proprio, lo senti, è contento, ti sembra strano, da un momento fa era preoccupatissimo. E lì, dietro, niente, li senti che nessuno reagisce. Li vedi, cominciano. Anche Toblen lo senti dire, vi si avvicina, dice: okay. Signori, ma forse. La gente sta già uscendo? Stanno già uscendo. Sì, io, sì. Io ho Talon in mano. Ce l'ha Daran adesso. E... Prendo Talon dalla mano di Daran e provo a alzarla per vedere se fa la luce accecante che aveva fatto prima. Non fa la luce accecante, ma ti dico di per sé sta brillando di. Di quella luce, quando la impugni comunque senti una allora forte energia. Allora fermo tutti quanti e urlo: guardate! Si girano tutti e ne senti uno dire: cosa dovremmo fare, seguire una spada? Ha scelto di entrare nella spada e di non tornare in vita, ha scelto di dare il potere a noi. A noi difensori, a noi guardiani, di difendere Phandalin. Senza bisogno di tornare nuovamente in vita in un corpo fragile e rovinato dal tempo. Fammi un persuasion check intanto. Sì, ma mo fai mai fa deception? Persuasion. Se non ci credi, certo, fai deception. No, ci credo, ci credo, se non ci credo io. Allora, 9 e 6, 15. Aia. Ti guardano un attimo, dicono: ha detto che sono 5 volte almeno i nostri numeri. Io dico che il modo migliore è uno dei nani, riconosci, è quello che se n'era andato. Caca sotto di merda. E dico che il modo migliore è ritirarsi alle montagne, abbiamo una possibilità di scappare. Non con una spada che è in grado di falciare 5 goblin alla volta. Qualcun altro vuole... Se posso fare un deception riguardo alla spada, magari. Prego. Non credo che riesca a falciare 5 goblin alla volta, onestamente, però ci proviamo. Ok. 20. 9 e 11. 9, 9-11, tu. Col 9-11 non me la puoi mandare sbagliato.
9-11 hai fatto. Esatto, 9 più 11, 20. C'è Toblen che dice... forse è vero, ma... come... come possiamo fare? Il morale è giù. E senti di nuovo il nano. Non so voi, ma... 5 minuti fa io vado dal nano, gli do un cartone con i cosi, mi rimetto i guanti mentre cammino, gli do un cartone nei denti al nano. C'è Daran che è lì, lo vedi che da quando ha capito è lì che sorride e pensa tra se stesso, sempre con uno sguardo di sollievo, e dice, Tizi si avvicina e ti dice: Ala, posso un attimo prendere la spada? Sì, però il cartone al nano gliel'ho dato, con i guanti. Allora fai un attacco per colpire. Sì, sì. Allora, minchia, mi è uscito un 6, porca puttana, 2 più 4, che flop. Beh, che è un mica lo vuoi ammazzare. No, esatto, che è un D4 il pugno, no? 1, giusto. Hai fatto? Non ho capito, 5 più... quanto hai fatto? 6, per colpire e un danno. Più la forza, che è 4-5. Ah, riesci a... ti dico, a parte che hai vantaggio, perché non se ne accorgeva, tira ancora una volta. Ok, aspetta che arriva. Vabbè, lascia aperto. Va bene il 6, tu. Va bene il 6? Va bene il 6. Sì, sì. Si tira indietro, lo vedi, dice... Lascia stare, ragazzo, non c'è speranza. E si volta. Toblen lo vedi anche che è confuso e dice... Meglio che vado ad avvertire le donne e i bambini. E... nel frattempo la passi a Daran la spada. Sì, e che faccia qualcosa in fretta, Daran. Sì, sì, ti ripeto, la prende e la sta fissando. E c'è silenzio, vedi già Toblen che comincia a girarsi. A girarsi per... Sì, Daran... lo vedi che ride, prende la spada, la indica, la punta verso Toblen e dice: ti facevo cauto, Toblen, ma mai prima d'ora un codardo. E appena lo dice si voltano per un secondo tutti a sentire, è molto, è sempre sto sorriso. Abbiamo tutti atteso l'arrivo di guardiani. Ora che il principe è tornato, vi fate indietro. Guarda la spada. La forma è diversa, vero. Ma il suo spirito è qui. È qui. E non volete ammettere che il suo spirito sia la parte più pura di lui? Non vi è sovvenuto che forse egli stesso ha scelto questa forma e simbolo come segno delle sue intenzioni? Vero, forse la sua anima in odiato ritardo, indifesa, è rimasta intrappolata in un gioiello, mentre i suoi compatrioti si nascondevano e sfuggivano ai loro doveri, al suo dovere. E forse quell'anima si è fusa in questa, e non per coincidenza viene da voi ora, in non più pregiata e finale forma che questa, e la alza in alto, una spada! Voi dite di non poter seguire una spada? Beh... io dico che vi siete allontanati dalla vostra natura per troppo tempo. Perché siete qui se non per combattere? Il vostro principe vi ha mostrato la sua guisa, sì, il metallo stesso. E questo vero infallibile messaggio di rasoio è chiaro al di là delle parole, perché questa non è l'ora delle parole, ma di impavide braccia, spade lucenti e sangue. Esatto, signori, si tratta di sangue ora, per troppo gelato nelle vostre vene. Ma forse voi preferireste lasciarlo gelare, invece che seguire noi. E indica tutti voi. Beh, se non volete, sappiate in vergogna che il nostro principe ci seguirà. Perché il suo sangue è anch'esso solido, ma teso nell'acciaio e temprato nella morte. Il principe è morto! Batte la spada contro... il coffin, la fa strisciare, vedete scintille partire, la alza in alto,
si illumina. Lunga vita al principe! E si, la spada si illumina completamente di un colore bianco, prende quasi fuoco, sembra. Cominciate a vedere serpenti di fuoco che guizzano da tutte le parti. E la gente attorno è senza parole. Non avete idea di cosa sia appena successo. Ti riporge la spada, Ala. Andiamo a uccidere gli orchi. E si fa strada verso l'uscita. Si apre strada attorno a lui. E sono tutti un attimo spaesati. Beh, noi ci rivestiamo un attimo, do la spada a Kidai e mi rimetto il corpetto. Va bene. E mentre lo sentite andare via, non vi segue, va con passo deciso, cominciate a sentire un suono in lontananza. E vi date una mano velocemente per rivestirvi. Sembrano tutti essersi ripresi un attimo. Vedi Toblen che dice: sono arrivati. Direi che ci possiamo almeno provare. E c'è un suono che si fa sempre più forte. Cominciate a sentire corni in lontananza. È il mio momento, devo suonare il mio di corno. E vi precipitate giù? Sì, prendo il mio corno e lo suono fortissimo. Sparo anche prestidigitazione con tutte e due le mani sul corno. Si vede il corno che tipo dalle mie mani si escono delle toccando il corno, tipo una piccola area intorno alla mano magica azzurra che si espande sul corno e amplifica il rumore del corno e lo suono fortissimo. Lo fai nella stanza, rimbomba? Sì, no, sì. No, quando usciamo dico appena stiamo allora fuori. Vi riattrezzate, vi stanno seguendo tutti per qualche motivo. Sono tutti dietro di voi, vi fanno passare e poi vi si mettono dietro di voi. Uscite nello spiazzo, il manor è completamente collassato, vedete tutto attorno. Appena uscite notate ha cominciato a piovere. Una cosa sola, gli altri artefatti sono rimasti sul corpo? Li avete ripresi tutti? Ci siamo rivestiti, l'aveva detto un attimo fa. Ok, non avevo capito. Io sono quello più complicato e se devi mettere vestitino proprio. E sentite suoni venire da nord, cominciate a vedere delle luci nella boscaglia. Ok. E siete su st'altura, vi dico, sta cominciando a piovigginare. E okay. È chiaro. E c'è il corno, il nano col quale hai parlato prima. Dice: dacci ordine. Io urlo forte a tutti quanti: siate pronti, ognuno ha le proprie posizioni. E gli faccio riprendere le posizioni che avevamo scelto precedentemente. Va benissimo. Quindi ogni gruppo si va. Comincia a dare ordine, tutti nelle loro posizioni. Li vedi partire subito, un cenno. Partire, ci sono alcuni nani che ordinano. Aramon, che fine ha fatto? Vi sta seguendo anche lui. Okay, è ancora sta guardando verso lui nord. Lui è da solo, non sta con i suoi, giusto? Adesso è con voi. I suoi uomini se ne sono andati, dicono, se ne stanno dentro nascosti? Sono nella boscaglia, da quello che t'ha detto. Ok, Aramon, i tuoi uomini combatteranno con noi? Dammi l'ordine e li vado a chiamare. Devono aver sentito il corno, presumo arriveranno. Bene. Dove mi vuoi? Voglio che tu rimanga in centro città e vada ad aiutare in base a dove necessario. Molto bene. Ok, centro città. Ok. Sei un mago e sei più capace, parlando piano, te lo dico, sei più capace dei nani con la balestra. Ok. Va bene, buona fortuna. Fai del tuo meglio. E parte, si unisce un gruppo di soldati. E si continua a guardare verso nord, vi dico. Potete andare in posizione se volete. Dove volevate posizionarvi? Yes. Stavamo a nord. Io... Le luci che abbiamo visto inizialmente vengono da nord, giusto? Sì. Vedete molte luci. Vi dico, sono dei puntini rossi nella boscaglia a nord. Noi abbiamo modo di capire se, o di farci comunicare se ci sono nemici che vengono dalle altre direzioni? Avevate detto l'altra volta di usare un corno. Ok, a posto. Bene, rimaniamo a nord.
Ok, oddio, è già ora. Correte verso le vostre posizioni e continuate a sentire questo suono sempre più prorompente di passi, sempre più fiamme. The Blight. Sono, vedete i nani di fianco a voi, sono tutti posizionati, balestra in mano, e all'improvviso il suono si muta come se qualcuno avesse dato un ordine. E fine episodio. Pensavo che si lancia iniziativa. Che episodio, che episodio pieno di emozioni qua. Bel discorso tu pure tu che hai scritto, dannazione. Possiamo fare un 69 di complimenti, Dudu? Grande Ala, che... Bravi. Avrei voluto leggerlo più ad alta voce, però non posso parlare troppo forte. Se ti metti a far come me, arriva la mamma, allora ci esatto, però lo farei volentieri così, cazzarola. Sarebbe stato più incisivo. Almeno... Sì. Possiamo fare un 69 di complimenti a vicenda, io e te due. Come sei stato bravo, Dudu. Cioè, buono così. Signori, prossima sarà probabilmente l'epilogo. La battaglia per Phandalin. Preparatevi, vi do poi l'esperienza. Bravi tutti. È vero. E poi c'è la mia one shot. E preparate le one shot, raga, perché dopo la mia one shot ci sono le vostre, se non le finite di fare o se non le avete cominciate ancora a fare. È grave. Ah, che bella puntata, mi è piaciuta tanto. Bella bella. Soprattutto quando parlavamo di porno star. Esattamente, molto bella, me la riguardo subito, veramente. Signor, come al solito vi ricordiamo che le puntate le trovate sul tubo. Aspetta che ve le allungo. Le trovate sul tubo, le trovate su Twitch, da tutti i pizzi stanno, raga, veramente. Perception 5, vi mando il playlistino. Quindi puntate vecchie sul tubo se vi volete riacchiappare con le vecchie puntate. Ci becchiamo come al solito ogni martedì più o meno, o mercoledì se cambia. Se volete stare appresso alla community, joinate Discord. Mo alla velinca pure Discord, perché alla velinca tutto, raga. No, aspetta che qua ci sta le cose che mi manda Leo, tipo mandate il link di Discord per favore. No, non è successo niente, questo lo posso mettere. Notte Trive. Come cazzo si fa? Notte Trive. Grande Trive. Grandissimo, ci becchiamo alla prossima. Ma dove cazzo funziona l'invito? No, funziona. Come si fa l'invito qua? Marte, per favore. No, crea invito. Copia. Non farlo scadere. Fuck. Allora, raga, l'invito per Discords. Vi butto pure questo. Io il resto della settimana voglio one shot e speriamo. Io spero proprio che vi piaccia Trive, perché ci ho messo il cuore a scriverla. Spero che piaccia a tutti quanti. E joinate Discord se vi interessa. Se vi piacciono pure gli RPG, Erzorala sottoscritto fa un streaming giornaliero. The Pillars of Eternity 2, prossimamente di Dark Souls 1. Magari se fa una coppa con Durmin e chi vuole joinare pure di Gozo, se ce lo prendiamo, di State of Decay 2. E Ala non c'ha più niente da aggiungere, signor. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? No, ho fatto così. Notte Trive. Sembra sempre. Notte bello. Quindi, regà, noi ci dovremmo beccare martedì prossimo, salvo strani turni miei. Meno che non mi danno il turno delle 8 del mattino e mi devo svegliare alle 6, oppure stacco tipo alle 22, no? In realtà la cosa peggiore è se stacco alle 22, perché diventa una roba un po' problematica. Però in linea di massima ce la facciamo, raga. È stata una bella puntata. Quindi vi ringraziamo tutti quanti. A nome dei P5, i Perception 5, la boy Persona band. 5. Esatto, la boy band famosissima degli anni 90. E direi che possiamo andare off. Io non vedo l'ora di vedermi sta puntata, dannazione. E Dio stare salti bet.
Quindi grazie ancora, regà. Grazie ancora, regà, bravissimi tutti quanti. Oggi è stata proprio una bella puntata, mi è piaciuta veramente una cifra. Quindi pam, salutone a tutti, regà. Ci becchiamo domani con... No, domani, scusate, domani non c'è streaming. Lo devo scrivere poi su Facebook e su Discord. Dopo domani con Pillars. Quindi ci becchiamo giovedì e venerdì. Poi ci si dà il buon weekend, ci ribecchiamo lunedì e poi martedì con D&D. A meno che non ci sono cambi strani, ma tanto la schedule la posto tra sabato e domenica. Quindi, regà, ci becchiamo dopo domani. Io vi auguro buona serata, buonanotte e a presto. P5 out. Ciao, regà. Ciao, bye. Ciao.